Buonasera, buonasera, ditemi se mi sentite perché ieri sera poi abbiamo fatto qualche cambiamento e in teoria abbiamo anche rimesso tutto a posto, ma non sono molto sicura. Quindi ditemi se si sente correttamente la musica, me e se, cioè spero di sì, perché sennò davvero io... Non ricordo tutte le vecchie configurazioni, quindi sarebbe un problema. E allora, ragazzi e ragazze, che mi raccontate? Com'è andato questo secondo lunedì? Chiamasi martedì. Dai, su, scrivetemi se si sente, che ho paura di parlare da sola. Ehi, ciao Riccardo! Sì, quindi si sente, giusto? Mi si sente? Perché poi ieri sera abbiamo rimesso con... Si vede e si sente bene. Oh, bene, 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 mi fa piacere. Ehi, ciao Leo, buonasera, buonasera. Allora, poi più tardi proverò a fare qualche altra modifica, però prima parliamo di Figma, facciamo tutte le nostre cose e poi in chiusura faccio dei test. Per chi... Mi sono picchiato con la botte per l'ennesima volta. Mannaggia, mannaggia. Allora, io adesso farò questa spiegazione di Figma, molto tranquilla. Seguirò anche un documento che poi vi lascerò su Discord. Però ho provato a fare una cosa. Se qualcuno ha delle domande, può ovviamente scrivermele qua, chiaramente in chat. Se però vuole parlare con me, potete unirvi dentro a Discord, vi inserisco dentro a una chiamata apposta che in teoria la voce poi rientra nella live, così oltre a chiedermi qualcosa in più o qualche delucidazione in più, la sento io, ma la sente anche tutti, però non lì il viso. Questa feature ancora non ce l'ho. Per avere gente in chat... Si procede come il giovedì. Oggi è tutto bene. Review, MR, ordinare amministrazione. Bene, bene, mi fa piacere. E allora, ieri sera, cioè io sono andata a dormire con il dubbio amletico e sostanzialmente ancora non ho approfondito. Nel frattempo ho pensato a come strutturare un po' la documentazione, cioè di inserire appunto alcune cose sia nella documentazione che inserire qualche issue, comunque qualche cosa, intanto nella beta, una checklist nella readme ce la vorrei mettere. Momento in cui è fatta la beta, andrei a aggiungere, non lo so, quantomeno la roadmap, esempio nel progetto collegato alla repo su GitHub. Così sotto quel punto di vista del progetto del lunedì siamo messi piuttosto in ordine. Così se gente si vuole aggiungere o semplicemente quando è che ne parliamo sul Discord. Ah, ovviamente per chi non lo sapesse ho fatto Discord finalmente e se fate punto esclamativo Discord in teoria vi dovrebbe dare il link se ancora non ci siete entrateci. E ho creato diversi canali, spero sufficienti per chiacchierare un po' di tutto e in quella configurazione che ho messo adesso ci ho messo anche un bot per i sondaggi, visto che era una cosa che ci convinceva parecchio fare sondaggi, che poi alla fine quando l'ho messo ho detto ma aspetta, ma quale sondaggio dobbiamo fare? Non me lo ricordo, però intanto l'ho messo. Così, oltre ad avere sondaggi qui su Twitch, quando è che siamo offline, ma l'idea di fare un sondaggio anche fuori dalla live ci piaceva e l'ho messo. Quindi quando è che ci viene voglia di chiedere qualcosa abbiamo la possibilità. Poi, cos'altro? Troverete un po' di canali particolari, tipo l'aperitivo time. L'idea è di utilizzarlo prima o poi, quando è che ci va, sostanzialmente. Esempio, il sabato o la domenica io normalmente non faccio live. Se però ci va di chiacchierare un po', o anche banalmente infrasettimanale, non lo so, esce una qualche tipo di notizia che ci piacerebbe magari commentare insieme e provo tranquillamente a fare una call tutti insieme e su Discord essenzialmente, anche senza live, ecco, l'idea era quella.
Poi altri annunci. Ah, sì, una cosa. Cioè, in questi giorni pubblicherò tutti e quattro. Oramai è un mese che sono qui su Twitch. Perché la prima live, quella seria, l'ho fatta il 1° di aprile. E ho iniziato a esportare tutti, cioè a caricare tutti i video delle interviste su YouTube. L'idea è di trasportarci solo le interviste, gli altri no, perché non lo so, non credo siano necessari. Intanto vorrei non perdere, cioè non vorrei perdere le interviste. E visto che non le ho pubblicate su YouTube in contemporanea, perché ancora dovevo un attimino capire come funzionava il tutto, ho pensato di caricarle tutte insieme in questi giorni. Così entro la fine della settimana ce l'avete già online. Chiaramente a chi è che se l'è già seguite probabilmente non servirà, però nel senso se pensate che sia comunque una procedura utile, la continuerò a fare, altrimenti magari no. Più che altro è che qui ce le perdiamo, quindi è un po' così. E poi man mano che le interviste me ce le faccio, ad esempio giovedì sera si fa l'intervista, poi che ne so, venerdì mattina, sabato mattina, tempo che mi carica tutto il video su YouTube, le pubblicherò, così non rimangono accumulate lì da sole. E poi niente, altre notizie per oggi no, non ne ho. Sono tutte qui. Allora, io direi di iniziare con Figma. Allora, l'idea è questa. Vi vorrei innanzitutto un pochettino qua e là, durante le altre live ve l'ho un po' spiegato, ho detto a sto punto preferisco farne una apposta, così non è la banda. No, mi sono dimenticata. Ci ho pensato poco fa, ma oramai avevo tutta la roba della live aperta. Ho detto, visto che funziona, avevo paura a chiudere, fare test e poi riaprire. Stasera, appena chiudiamo, infatti, lo provo subito. Se no, poi mi dimentico anche un altro giorno. Comunque, credo altamente che il problema sia quello. Domani mattina provo ancora a punzecchiare la tipa della fibra, però ho visto io i tipi che lavoravano giù e non mi sembra ancora abbiano finito, quindi io provo un po'. Però credo sia un problema che finché non ho. Sono con l'Ethernet, però è un problema, cioè ho 3 mega di upload, cioè nel senso. Dovevo considerarla un po' questa faccenda. L'idea, cioè la questione è che finché sono io da sola, tutto sommato non lag, non succedono casini o altro. Comunque ieri sera si seguiva bene la live. Il problema è quando ho ospiti. Però magari per quando avrò tanti ospiti, che per ora non ne ho sostanzialmente in programma, magari utilizzo nel frattempo un altro sistema e poi appena niente, appena ho la fibra farò come normalmente. E vabbè, quindi finché non ce l'ho così. E allora, per Figma, appunto, ho pensato una cosa. Io non è che sono una persona super brava con i tutorial, cioè li adoro, ma tendo un po' a perdermi, o parlo troppo poco. Quindi ho pensato una cosa, io vi spiego a grandi linee. No, non vi faccio seguire dei video, tranquilli. Allora, vi spiego che cos'è Figma, utilizzando però un documento su Figma, che appunto è stato creato dalla community che sta dietro un po' a Figma, che si chiama Figma 101. È un documento pubblico che potete scaricarvi anche voi nel momento in cui utilizzate Figma, poi vi passerò tutti i link. Utilizzo questo documento perché così evito banalmente di o andare troppo nei dettagli o troppo poco, così però riusciamo comunque a toccare tutto. Io prima me lo sono fa me lo cioè io l'avevo iniziato a fare una cosa del genere, poi ho detto ma visto che Figma, tra le varie cose belle, ha questa community comunque molto attiva sotto, magari qualcuno l'ha fatto, infatti, l'ha fatto e me lo sono visto tutto, cioè mi sono visto tutti i vari pezzettini del file. C'è anche una cosa che sinceramente io non conoscevo, quindi poi la vedremo insieme, non l'ho approfondita, l'ho solo guardata. E niente, niente. Allora, intanto, Figma può essere utilizzato in diversi modi, sia da browser, che essenzialmente è il modo con cui io preferisco lavorare, sia da desktop, che può essere sia Windows che Mac, Linux, quello che vi pare, una web app sostanzialmente. La grafica è
del tutto uguale, non si notano differenze, c'è solo una features in più, sì, ora ci sono due diana praticamente, c'è solo una features in più che ne parleremo più avanti, che vi avevo un po' accennato sulla questione dei caratteri, che per importarli dovete essenzialmente aprire il Figma che avete nel desktop e poi in automatico ve li carica nel vostro account e li avrete a disposizione anche nel Figma essenzialmente da browser o se accedete da qualche altra parte. Per accedere a Figma basta che utilizzate un vostro account, non c'è bisogno di chissà di niente di assurdo. Da qualche settimana è iniziato ad essere a pagamento perché non è più in beta fino alla scoperta di Figma, sì. Fino a prima del 21 aprile era tutto gratuito, ora non lo è più. Ho capito la combinazione di cose finché è gratuito, finché non lo è. Essenzialmente, finché create progetti nella schermata iniziale, ora vi faccio vedere tutto poi, avete diverse opportunità, cioè potete creare dei team, all'interno dei team potete creare, cioè, e mettere vo tutti i vostri file, però nel momento... Aspettate, nel momento in cui create più di due progetti o all'interno dei, scusate, più di due team, all'interno dei team create più di, mi sembra, tre progetti, Figma vi dice stop, cioè avete finito le risorse. Io ho provato a lasciare un po' di cose che avevo all'interno del mio team che mi ero creata per tutta questa cosa che avevo fatto di grafiche come challenge su Instagram. Rese il fatto che però mi dava problemi, mi diceva comunque, oh, allora, cioè, tra un po' dovresti iniziare a pagare una cosa e un'altra. Ho buttato tutto nella pagina iniziale, essenzialmente, che loro chiamano draft, ma non vengono cancellate, caricandole lì, cioè, una quantità infinita di file poi si possono caricare, però appunto non sono ordinati. Finché non si paga, cioè finché non si usa per lavoro, tutto sommato va bene. Il prezzo non è altissimo, mi sembra sui 12 o 15 euro barra dollari al mese, però c'era una cosa un po' strana che comunque ti obbligava, mi pare, a pagare annualmente. Non lo so, l'ho guardicchiato un po', ho detto vabbè, ma se tanto posso mettere tutti i file lì, pace, nel senso. Poi vedete anche un po' voi. Di quello che ho capito e constatato, se lasciate tutto sui draft non vi fa pagare nulla. E allora, Figma si presenta così. Allora, la pagina iniziale, che ora, senza che vi faccio vedere tutte le merdine dei miei progetti, ve la faccio vedere direttamente da dentro dentro questo documento, che ripeto vi lascerò, è un documento super carino perché in pratica fa vedere tutte le piccole features che ha Figma fino al dettaglio più assoluto. Piano piano ce le vediamo tutte. Se avete domande o non mi sono spiegata bene, ditemelo che ve le rispiego volentieri. Allora, essenzialmente, ora spuntano due diana perché avevo lasciato aperto l'altra Figma, intanto lo chiudo, se no già ce ne basta una di diana. Allora, essenzialmente Figma si presenta così, anzi, ora, spoiler, 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 allora, ok, sì, è la pagina giusta, ok. Allora, sì, ma io volevo farvi vedere un'altra parte prima, aspettate. L'ho rivisto 10 volte sto documento, ma niente. Ah, ecco, niente, mi ero rimasta spostata, ok. Allora, essenzialmente, quando aprite Figma, appena fa avete fatto la registrazione, quindi è tutto vuoto, Figma si presenta così, sto spazio centrale dove vi fa vedere tutti i vostri progetti, la barra laterale dove avete, vabbè, la barra di ricerca cosa? Ricerca dei vostri file, i recenti sono i documenti che avete fatto appunto recentemente. Community, invece, se cliccate su Community, ora poi ci andiamo, vi dà una pagina di tutti i plugin che si possono andare a inserire dentro a Figma. Ovviamente Draft è quello che vi dicevo prima, quindi tutti i vostri documenti che sono in bozze, ma che semplicemente sono... Cioè, loro considerano bozza tutto ciò che non è in un team. Cioè, il team è questo modo di organizzarlo più in basso.
ma se li lascia dentro a draft non vi vengono cancellati, quindi vabbè. E qui avete i team, dentro i team ovviamente potete avere i documenti i team possono avere più membri. La cosa carina di Figma è che se più membri dello stesso team accedono al documento, si vede la freccina che va in qua e là e in qualche modo andate a usare insieme cioè andate a modificare insieme l'interfaccia, un po' come Miro, non so se lo conoscete. Si stanno spostando molto tutti questi programmi di design sulla possibilità di co-working praticamente. Che ha i suoi pro e i suoi contro. Molti infatti non utilizzano Figma per questo motivo, perché non vuole che qualcuno entri nel loro design mentre loro lo stanno modificando. Ok, cioè nel senso basta semplicemente farsi un duplicato che è quello che magari viene mostrato al cliente e voi vi tenete. Non lo so, nel senso ci sono tante opzioni. Se questa è la cosa che proprio vi dà più fastidio, sicuramente c'è un modo per in qualche modo spezzare la fase di review da parte del cliente, la fase vostra di realizzazione. Banalmente, Figma vi mette a disposizione la possibilità di fare la presentazione del progetto e di condividere solo la presentazione. Quello è un modo per cui l'utente non vede e non può toccare ovviamente tutta la parte di modifiche, però guarda comunque, cioè può guardare comunque il risultato finale. In questo modo riuscite a condividere il progetto senza che qualcuno vi vada a toccare e a spostare robe. E piano piano vi faccio vedere anche come. E la parte interessante di Figma, che a me subito fin dall'inizio mi ha in qualche modo convinta, è appunto tutta la community che ha dietro. Ha una community molto vasta. Che va inizialmente nella prima fase, quando era in beta, a dare tutti i feedback per migliorarlo. Poi hanno iniziato a creare ognuno i suoi plugin, cioè plugin utili comunque allo sviluppo di un design. E ce ne sono infiniti, ce ne sono davvero tanti, dalle icone agli UIKit, anche delle bozze di template, di landing page, l'infinità di cose ci sono. E wireframe, ce ne sono un sacco. Ora, piano piano, poi dopo le andiamo anche a vedere. Buonasera, buonasera. Scatolone 90, ma è Davide, buonasera. Intanto abbasso i suoni, non so voi, ma mi ha un po' assordato. Bevo, d'accordo. Già. Buonasera, Davide, buonasera. Se te usi il nick dappertutto così, io vi riconosco. E così vi collego. Aspettavi il tutorial di Figma. prima o poi sa da fare, sì. Buonasera, buonasera, Michele. Lo sto usando anch'io. Ah, bene, bene. Allora, se dico cavolate, correggimi. l'idea è appunto di utilizzare questo file perché ci sono tutte le features possibili che dà Figma, di cui un paio, una o due, io non le ho mai usate, quindi non ne so in modo approfondito. E quindi correggimi tranquillamente, nessun problema. Anzi, se mi sbaglio, punto esclamativo errore. Comunque, per chi è arrivato adesso, allora, se fate punto esclamativo Discord vi dà il link per unirvi al mio Discord. Se fate punto esclamativo Vue.js Italia vi manda alla community dei ragazzi di Vue.js Italia che mi stanno aiutando a portare avanti il progetto del lunedì su un planner per l'orto. E niente, se fate punto esclamativo suoni vi dà l'elenco di tutti i suoni che avete a disposizione nella chat. Detto ciò, torniamo a Figma, se no non ne usciamo più. L'idea è di non fare di spiegazione non più di un'ora, quindi punto esclamativo suoni. Esatto, ce ne sono molti. Allora, e niente, quindi Figma questo molto, cioè io l'ho sempre visto intuitivo, non ci vedo, non lo so, qualcuno sembra complesso, ma ragazzi, cioè ci sono programmi molto più complessi di questi, secondo me. E qua sopra avete la possibilità ovviamente di fare clic subito per fare un nuovo documento. Io normalmente clicco semplicemente qui sul più draft. E qua vi dà un po' di informazioni essenzialmente sul vostro account o sul documento, niente di che. Allora, poi nella versione browser subito ci dà a disposizione
questa barrettina qui, che è quella che infatti vedete, non so, anzi, facciamo uno zoom perché non so quanto vedete. No, no, non del documento. Così magari. Così magari vedete un po' meglio. Forse ancora un po' di più. Ok, penso che sia un pochettino meglio. Ci dà questo menu che ora andiamo a vedere icona per icona. Essenzialmente il layout è questo, non c'è molto altro da fare. Quindi poi cliccato sul più qui o il più quassù, creiamo un nuovo documento. Il nuovo documento che essenzialmente è questa roba che vedete ora, semplicemente è sempre lei la grafica, ci dà a disposizione un sacco di cose molto interessanti che da una parte assomiglia un po' a Photoshop, da un'altra parte non tanto, nel senso che tutta la barra che trovate a destra è essenzialmente tutte le varie caratteristiche degli elementi, cioè degli elementi nel momento in cui lo andate a cliccare o quando non è cliccato nulla dell'intero progetto. Sulla barra di questo destra, sulla barra di sinistra invece, avete tutti gli elementi. Quindi gli elementi in che senso? Allora, in un progetto Figma potete avere diverse cose, potete avere una divisione per pagine, all'interno di ogni pagina potete avere i livelli. Io normalmente tante pagine non ne faccio, anzi tendo a farne una e avere tanti livelli e i livelli poi me li vado a raggruppare perché dei livelli possono fare dei gruppi. E mi ci trovo abbastanza bene, però ecco, secondo me nel momento in cui si inizia a utilizzare per cose di lavoro, soprattutto quando è che si inizia a condividere il documento, quindi a lavorare insieme sullo stesso file, effettivamente la questione, la features delle pagine è abbastanza indispensabile, se no si rischia di, non lo so, di avere a fianco il collega che ti sta modificando tutto, non è proprio il top del top. E quindi abbiamo questa barra laterale in cui abbiamo in alto le pagine, poi diviso da questo abbiamo tutti i livelli più in basso. Poi questi assets praticamente sono dei design che abbiamo già caricato all'interno del progetto, che ovviamente adesso ce ne sta uno perché prima o poi ve lo farò vedere. E sostanzialmente stop. Nel momento in cui non volete vedere tutte le pagine perché state all'interno di queste e volete vedere tutti i livelli senza avere nessun altro tipo di informazione, basta che cliccate qui, tirate in pratica su il menu delle pagine e vi fa vedere solo esclusivamente tutti i livelli della pagina in cui state navigando. Poi all'interno di Figma voi avete questo spazio quasi infinito, che non è infinito, vabbè, è uno spazio molto grande, dove essenzialmente potete fare tutte le grafiche che volete, ve le potete mettere una a fianco all'altra, uno sotto all'altra, quello che preferite, potete anche scrivere cose, un po' come molti altri programmi fanno. Chiaramente quando andate a fare l'esportazione, ma è un tutorial di Figma dentro Figma stesso, non mi ero accorta che avessimo superato la prima soglia dalla metà già. Sì, certo, a me le cose ricorsive piacciono, quindi sì, è un tutorial di Figma dentro Figma, certo. Essenzialmente tutto questo è uno spazio utile di lavoro dove potete andare a creare degli elementi che possono essere di diverso tipo. Ora andiamo a vedere quali, intanto vi dico tutte le cose che sono scritte qui. Essenzialmente, quando andate a creare un nuovo progetto in automatico, non lo salva finché voi non gli date un nome. Nel momento in cui gli date un nome, lui automaticamente, se avete la connessione, se siete connessi a internet, ve lo salverà. Se non siete connessi a internet, no, non ve lo salva il locale, non c'ha questa roba, a meno che non pagate, ovviamente. Cioè, se pagate, ci avete tutto, essenzialmente. E qui avete questi tre diversi tipi di visualizzazione: design, prototype e inspect, dove per design è essenzialmente, come dice la parola, tutto ciò che riguarda il design, quindi colori, misure, font, colori, tutto quello che vi serve. Ci sono formati di esportazione e importazione? Sì. Allora, mette a disposizione Figma
questi formati qua. Allora, esporta i frame in PDF e questi mi ci sono sempre trovata bene. Oppure l'esportazione, ovviamente adesso non abbiamo un frame selezionato. Allora, alla slide successiva ti faccio vedere perché si possono esportare sia i singoli frame delle varie grafiche, sia mi sembra ci sia un formato. Sì, questo. Eccolo. È il formato praticamente di Figma locale, che è appunto Fig. E in questo modo riuscite ad avere tutti, cioè a farvi il vostro backup di Figma, dei file Figma. Questo in effetti è comodo, perché quando è che... non, cioè, state gestendo un progetto quantomeno importante, ad esempio io tutte le grafiche che faccio di Twitch non sto utilizzando Photoshop, ma sto utilizzando Figma. Me le sono scaricate, ho fatto il mio file ogni tot, me lo prendo, me lo scarico, me lo tengo lì nell'hard disk per sicurezza. Allora, puoi importare i punto sketch fatti da altri, tipo Bootstrap Italia? C'è una domanda oppure no? Soprattutto se non sono binari, mi sto domandando se non ha senso, se ha senso metterli dentro Git in modo da avere un versioning vicino al codice. Figo. Questo sono un formato simile. Ora lo vediamo, guarda, facciamo subito. Lo apro con Sublime, va. È un esadecimale, cioè è un failone. Non lo so, sinceramente, posso provare a farlo dopo. Era un esposto listico, ok, grazie. Ah, binario, sì, infatti, quindi non lo so. Io dopo provo a caricarlo, in effetti, poi faccio delle modifiche e lo ricarico. Non lo so, proviamo. Non ci ho mai pensato. E poi cos'altro? Niente, la zona è questa, le cose sono queste. Ora andiamo nelle parti un po' più carine. Togliamo sta roba. Ok. Ovviamente qua c'è lo zoom, però mi vedete fare avanti e indietro tranquillamente perché col trackpad lo posso fare. Se avete il mouse, stessa cosa, con la rotellina andate zoomate e dezoomate. Poi, allora, quindi. Ovviamente, essendo un tutorial di Figma dentro a Figma, quando ve lo passerò vi invito a farlo. Io questo in pratica che ho fatto, ho scaricato nel mio account una copia del tutorial originale, vi passerò ovviamente il link di quello originale, così sarà pulito, perché adesso lo utilizzo, ci faccio cose, e invece voi se rifate tutte le cose che ho fatto io, le potete rifare direttamente dal documento pulito. Allora andiamo a vedere in ordine tutte le icone che cavolo fanno. Essenzialmente questa freccettona. Forse ha senso anche configurare anche un git attributes. Ok. Poi allora faccio tutte queste prove con git. Allora, essenzialmente il freccettone che serve? Serve appunto per muoversi all'interno del documento. Lui ti dice, ok, prova a fare delle cose. Io ve le faccio ovviamente in live perché così facciamo questo tutorial molto alla bella e meglio. Figo, sketch document are stored da zip archives contain JSON encoded data. Ah, ok, no, non lo sapevo. Top. Perché poi mi avevate chiesto se si possono importare file, giustamente. Sì, eccolo. New from sketch file, oppure. Nel momento in cui potete. Ora non c'ho un file da caricare dentro. Però. Ehi, ciao Deborah! Il file sketch mi sembra che lo legge. Legge sia il file sketch che l'XD, l'Adobe XD. Proprio perché tutti e tre stanno cercando in qualche modo un pochettino. No! Mandamelo su Telegram, Davide. Qua ho i link bannati. Cioè, no, bannati, scusami, oscurati, perché sennò poi arrivano la spam, cose. Scrivimi su Telegram, poi lo scarico. Allora, essenzialmente per muoversi è abbastanza semplice. Se non avete se il cursore non lo visualizzate in questa maniera, cioè con la freccettina, ma avete magari la manina,
Con la manina non potete sezionare niente se non, cioè potete semplicemente spostarvi nel documento. Con la freccettina, un po' come in tutti gli altri, ma dato su Alto Telegram, perfetto, grazie. Come un po' tutti i programmi, come anche Photoshop, che finché avete quella freccettina non potete toccare gli elementi, anche se li toccate non vi si spostano. E niente, quindi preso un coso, un qualsiasi elemento che dopo andiamo a definire, che può essere sia testo che immagine che elemento. Lo potete spostare, vedete che già ci sono delle cose carine di Figma che a me sono piaciute fin da subito, che sono queste, cioè vi aiuta a sistemare gli oggetti prendendo tanti punti di riferimento quanti ne trova essenzialmente. Cioè io sono andata qui, lui ha detto, ah ma magari ti interessa piazzarlo qua, piazzarlo nel centro, piazzarlo proprio nel centro, comunque dandomi il riferimento a tutta la pagina. Sì, certo, posso vedere la griglia, ora ci arriviamo. Poi, di questi elementi che avete sparpagliati, potete anche andarli a selezionare tutti e fare una cosa. Essenzialmente potete andarli a... No, una volta selezionati, se sono un gruppo di elementi omogenei e volete semplicemente andarli a riordinare in modo differente, una volta selezionati tutti, se vedete è spuntato questo pallino rosa sopra, che comunque vi dà, una volta selezionati, questa griglia, ve la fa un po' di background, e potete andare a spostare questi elementi senza perdere, senza perdere il posizionamento in pratica. Comunque, se compressi non ci sono vantaggi per un verso unitestuale, se sono grossi file, GitLFS può dare una mano. Ok. E quindi niente, questo è il riordinamento selezionando gli elementi dello stesso tipo. Altra cosa simpatica è questa che appunto vi aiuta in qualche modo sempre nel momento in cui avete delle linee di riferimento a spostarvi e mettere sempre in ordine nel posto giusto l'elemento. Potete chiaramente anche andare a... Vabbè, ovviamente potete andare tranquillamente a spostare roba sotto, roba sopra. Vabbè, questo non, cioè, vi reputo persone abbastanza intelligenti, che, come su Photoshop essenzialmente. Poi, se volete selezionare più elementi per spostarli in combo, la shortcut è lo stesso di altri programmi. Cioè, ne selezionate uno, poi con lo shift l'andate a selezionare altri e li potete spostare in contemporanea. E sempre che quando anche spostate i gruppettini di oggetti, vi prende il riferimento a ipoteticamente una zona in cui quei tre oggetti ha senso che ci siano. Quindi vedete, vi fa la linea tutta a sinistra, tutta a destra, la centrale e anche quella sopra. Questo perché? Perché non prende i singoli quadratini, ma prende tutta la selezione. Poi, ovviamente, siccome potete andare a selezionare gli elementi che volete, potete andarne a selezionare un tot, non necessariamente tutti, e prendere e spostarveli. E qui stessa cosa, senza che ve lo sto a ripetere. Chiaramente c'è questo shortcut che io, ad esempio, non ricordavo. Io non ricordo tutte le shortcut di Figma. Prima o poi troverò un cheat sheet o me li appunto, perché ogni volta le vado a ricercare. Però sono molto utili. Ah, beh, leggo in chat allora. Mi domando se avrebbe senso un'integrazione automatica per cui ogni salvataggio, comunque con un'esportazione ad hoc, aggiorna un repo Git appositamente contenente la versione esplosa dello zip sketch. Comunque, già solo fare uno snapshot per il formato binario è un'ottima cosa. Bello Figma, ma di certo non vuoi il vendor lock-in. Cioè, di base loro comunque un qualche tipo di versionamento interno lo fanno. Ora non mi ricordo dove, come, quando, ma qualcosa fanno. Chiaro, non appoggiandosi a Git, ma facendo una roba locale. Cioè, le varie versioni del documento, mi sembra, se non erro, si possa avere, però forse da quando a pagamento, solo nella versione a pagamento. Però questo poi magari lo andiamo a vedere. E quindi, se andiamo a selezionare più elementi, e li andiamo a spostare, normalmente ci prende le linee guida, solo le linee guida. Per spostarlo in base agli altri elementi che ci sono nel file. Se però cliccate la shortcut Alt Command, vi dà essenzialmente le misure
le misure di dove è posizionato l'elemento, dice a che cavolo serve? A volte serve, a volte serve, è abbastanza utile e vi può aiutare magari piuttosto che andare lì a manina a vedervi quanto spazio c'è tra un elemento e l'altro, è uno shortcut abbastanza utile, come tutti gli shortcut di qualsiasi programma. Se uno ce lo sa è comodo. Poi ovviamente gli elementi come ovviamente vi potete aspettare, Figma vi permette di andarli a allineare. Potete allinearli un po' in tanti modi. In primis potete con questa zona qua sopra sia fare cioè potete sia fare tutti gli ordinamenti base, cioè quelli spostare tutto a destra, tutto a sinistra con un asse centrale, bla bla bla, ma anche questa possibilità qui di andarli a distribuire. Ora vi faccio vedere che cosa accade in questa maniera e dite che cavolo è cambiato? È cambiato che ora stanno esattamente tutti alla stessa istanza nell'asse verticale. Diciamo che questi elementi non sono proprio il massimo. Ok. Ah, ecco, ora è spuntata anche la griglia. Chiaramente questo esce e lo si può andare a mettere di fianco. Però io normalmente quello che faccio è questo. Ho degli elementi, li voglio andare a sistemare. Ora mi ha preso lo zoom. Ecco. Ah, sì, se cliccate Z vi dà lo... Il cursore diventa uno zoom. Cliccacchiando mi ricordo tutti gli shortcut. Allora, normalmente io faccio questo: prendo e allineo. Stop. Poi, se non sono sicura che sono disposti alla stessa distanza, vado qui e gli dico: ok, distribuisci a livello di spazio orizzontale. Quindi me li va a sistemare. Ora, chiaramente non si è visto il movimento, li sposto un attimo, così vedete che li riordina. Eccoli, ok. Abbastanza intuitivo. Poi, altra cosa, nel momento in cui andate a duplicare, vabbè, la duplicazione è sempre quella. Quindi. Ah, no, che ho selezionato? Vabbè, non ho selezionato, quindi seleziona l'elemento. Ah, o fate Command C, Command D, Command C, Command V, oppure con Command D duplico la selezione. La duplicazione che cambia con il copia e incolla? Non moltissimo, cioè nel senso dipende molto da se dovete prendere e andare a... cioè, se dovete semplicemente copiare un elemento e andarlo a incollare a qualche altra parte, tanto vale che fate Ctrl-C, Ctrl-V. Se invece dovete andare a prendere un elemento e farne una copia identica, spiccicata sotto allo stesso elemento, quindi come in questo caso, se io, come, cioè io ho fatto Command D, non me lo sono andata a selezionare e a riposizionare, ho fatto semplicemente, allora Command C. Eh sì, ma se lo seleziono tutto, ecco. Ah no, ok, ecco, sì, questo lo sposto qui e la cosa simpatica è questa. Sì, se ce la faccio. Ah, mannaggia. Allora. L'ho creato mille. Quando qualcosa non funziona, non cliccate mille volte. Tanto sicuramente funziona. No, ma perché non sta andando? Mannaggia. Cioè, essenzialmente, vi duplica l'elemento più volte. E quindi poi voi prendete e lo spostate. Ora, la questione è questa, che io comandi. O lo faccio in modo errato. Allora. Ok, non mi stava funzionando correttamente. Essenzialmente vi fa il Ctrl-C, Ctrl-V dell'elemento nella stessa posizione e poi voi prendete e ve lo spostate.
Non stava funzionando perché? Perché prima cliccavo CTRL C e poi facevo Command D e quindi non mi funzionava, chiaramente. Poi, di ogni elemento potete tranquillamente prendere e spostarlo di dimensione. La cosa è che se prendete e lo spostate così senza toccare la tastiera, vi perde il riferimento della dimensione. Se invece cliccate, tenete premuto Shift, vi mantiene le proporzioni altezza-larghezza. Semplicemente vi va a aumentare o diminuire le dimensioni. Di un elemento lo potete anche andare a ruotare, o così, o andandogli proprio a dare l'angolo di rotazione. Ok? Vabbè, che questo non si vede perché. Ok. Poi avete la possibilità di avere. Delle sovrapposizioni dei vari livelli. Che cosa può servire? Può servire per tante cose, perché nel momento in cui andate a fare una grafica potete avere dei rettangoli di sfondo, gli elementi un po' più in alto, ovviamente poi il testo ancora più in alto di tutti se non si legge. E ovviamente esiste anche lo shortcut per andare a spostare velocemente i vari livelli, che o andate con il tasto destro cliccando praticamente spostandoli a manina essenzialmente, cioè o lo spostate più in alto o lo spostate sopra all'elemento, cioè o lo spostate più in alto di tutti o lo spostate sopra l'elemento che ha a disposizione oppure sotto a un elemento che gli sta sopra o sotto a tutti. Questi shortcut qua li potete anche tranquillamente andarli, cioè questi movimenti li potete fare tramite gli shortcut. Sono abbastanza sicura che esista un cheat sheet di tutti gli shortcut. Ora vi faccio vedere, era Command Alt in basso, o Command Alt in alto. Vedete, nel frattempo qua a destra, qua giù, si stava spostando l'elemento. Eccolo, vedete? Si sposta sopra o sotto gli elementi. Perché fisicamente l'ordine degli elementi che c'è nella lista di sinistra sono anche i livelli, cioè sono le posizioni dei livelli di come l'andate a vedere all'interno della grafica. Esporto in SVG, ho fatto un logo di recente. Sì, SVG, certo. Esempio, ora che abbiamo un frame, vi faccio vedere, l'esportazione può avvenire anche così. Export e qui scegliete appunto PNG, SVG, JPEG, SVG o PDF. Potete anche andargli a aumentare la risoluzione del doppio o più. E questo io è il modo più efficace e veloce per esportare essenzialmente le grafiche che faccio, perché così non devo per forza esportare tutti i frame di tutto il file. Seleziono il frame che mi serve e prendo esporto. Se devo esportarli tutti, se non si va su e si dice ok, esporta tutti i frame. Roba bella, signora. E allora, i movimenti sono finiti. Ora, le figure. Allora, le figure in pratica sono questo elemento qua. Prima delle figure vi dico questo, potete avere o il cursorino per andare a selezionare gli elementi, o la manina che praticamente vi serve solo per spostarvi all'interno del file, oppure questa tipologia qua di elemento che io non uso mai, che praticamente nel momento in cui lo cliccate, se andate a prendere un elemento e fate così, cioè essenzialmente. Qualsiasi cosa fate qualsiasi movimento fate va a aumentare la dimensione come se voi stesse cliccando il tastino Shift. Non lo so, io non la uso mai, preferisco averci il mouse normale, ovviamente non la manina, ma il mouse, e poi andarmi a cliccare Shift se voglio fare sta cosa. Non lo so, è una feature che non uso molto, magari c'è chi rimane comodo. Allora, per quanto riguarda le figure, e questo qui ovviamente è il frame va a creare
un nuovo tipo di, una nuova zona, un'area di lavoro di dimensioni personalizzate. Normalmente potete andarci a inserire quello che vi pare, altrimenti Figma ha molte, moltissime dimensioni dei maggiori, cioè dei più famosi, delle più famose risoluzioni, quindi tutti gli iPhone, dei vari Google Pixel, un Android generico, i vari iPad, vabbè, i vari tablet, desktop. Le presentazioni normalmente stasera, se non mi finisco la voce stasera è fatta. Le varie dimensioni della presentazione, questa carina, la risoluzione anche degli Apple Watch, ovviamente poi tutti i formati di pagine cartacee, e poi questo che io lo uso pesantemente, vi dà le dimensioni della maggior parte dei social. E poi ci sono queste che sono cose, nel momento in cui andate a fare delle robe per la community, fa comodo averci già le misure qui all'interno. Mentre la selezione è lo stesso robino che esiste in Photoshop, cioè voi potete andare a avere un vostro frame, di questo frame fargli una selezione, perché? Perché magari quella selezione la volete, non lo so, andare a esportare, farci cose, non lo so, è un taglio, una selezione personalizzata all'interno di un frame, in base alle necessità questo. Sì, bevo. Poi, quindi figure avete, vabbè, rettangolo, linea, frecciolina, il cerchio, poligono, la stellina e ovviamente l'immagine. Per poligono si intende qualsiasi poligono volete, i vari vertici glieli date voi. Ovviamente è super piccolo, aspettate. Ok? Cioè, dal triangolo potete andare a fare tutte le varie, i vari poligoni. Quindi, a differenza, ad esempio, io su Photoshop ricordo che c'erano solo alcuni poligoni, oppure poi dovevi andare un po' a importare, o almeno qualche Photoshop fa, dovevi andarti a importare i tuoi, cioè una roba esterna, importare, non mi ricordo come si chiamano i pattern, no, non mi ricordo. Comunque, per avere poligoni di diverse forme, invece qua è tutto abbastanza semplice. In più, di tutti i poligoni, se fate il doppio clic sul poligono, potete andare a modificare la forma. Quindi io ora ho fatto il doppio clic, infatti questa zona è diventata così scacchettata. Posso fare questo movimento tranquillamente. Invece su Photoshop, mi ricordo, sta roba ci dovevi un attimino, a meno che non lo facevi con Illustrator, no, con Illustrator era molto semplice, con Photoshop non era proprio agevole questo movimento qua. Poi done e ve lo riporta come a figura tranquilla, classica. Ok, vabbè, senza che sto a fare il cerchio. Ah, chiaramente ci sono tutti gli shortcut. Ehi, buonasera Joe, buonasera a tutti qua stasera, mi fa piacere. Ovviamente ci sono tutti i shortcut, R il rettangolo, O l'ellisse, l'ovale, L la linea, T il testo e F per fare un nuovo frame. Chiaramente nel momento in cui andate un po', cioè utilizzate Figma, vi viene naturale perché sono proprio le iniziali e non serve che, cioè secondo me, vabbè, averci uno cheat sheet, poi lo cercherò, l'ho già detto 3-4 volte, stasera poi lo cerco. Poi, quindi, oltre a creare le varie figure, ogni figura può avere essenzialmente un colore, cioè un effetto base che può essere o il colore normale oppure avere degli effetti come li avete nelle funzioni di Photoshop. Quindi andare a dargli l'effetto scuro e quindi poi vabbè qui spunta sta roba perché era fatto apposta, farlo diventare chiaro, il colore opposto, aumentare, vabbè, la saturazione qua un po' overkill come roba perché tanto non funziona e niente.
Quindi di tutti quanti i vari. Ah, vabbè, chiaramente poi soft light. Soft light 100%. Ok. Di ogni elemento potete andare ovviamente a scegliere il colore di riempimento e la percentuale di opacità. Allora, da quello che mi ricordo, Photoshop grafica, raster, Illustrator vettoriale. Sì, questo Figma dovrebbe rientrare nella seconda categoria, più o meno. Cioè, essenzialmente, Figma ti permette di fare, sì, il vettoriale, però ci sono alcune cose che pecca un po' e con Illustrator mi ci trovavo meglio. Ad esempio, quando facevo dei loghi, essenzialmente sì, Figma ti mette a disposizione la pennina, questa qui, quella per fare le curve di Bézier e avere un vettoriale puro. Quindi questo, ok, figo. L'unico problema è che, ad esempio, quando uso la tavoletta grafica, tende a avere troppe zone sensibili l'interfaccia di Figma a differenza di Illustrator. E ho difficoltà a. Sarà pure che la mia tavoletta grafica non è che sia nuova, quindi magari è quello pure il problema. Però, cioè, è complesso. È complesso perché tende a farmi fare anche altra roba. Io invece magari voglio semplicemente avere a disposizione questo il pennino e fare il mio vettoriale. Quindi sì, permette il vettoriale, però diciamo con qualche limite, ecco. Cioè io, ad esempio, oramai Figma è diventato. Cioè tutto ciò che facevo con Photoshop riesco a farlo tranquillamente con Figma. Tutto quello che facevo con Illustrator ancora Figma non l'ha superato. Banalmente, non mi ricordo quando ho fatto un documento che non c'era verso di farlo con Figma, ho detto vabbè, pace. Prendo il Illustrator, l'ho fatto in 1 minuto. Quindi qualche cosa secondo me la devono ancora migliorare. Se proprio, cioè, credo che il loro obiettivo sia quello di andare a accorpare in un unico prodotto una roba simile a Photoshop, una roba simile a Illustrator, tutto in uno e niente, andarli in qualche modo a battere. Però vabbè, Adobe, non so. Poi, dei vari elementi, chiaramente potete sia andarli a riempire che andarci a fare de delle robe, cioè sia andarli a riempire con un colore unico oppure con un gradiente, dove potete scegliere qualsiasi cosa. Ok? Cioè, qualsiasi personalizzazione a livello di colore vi permette di farlo, ovviamente ci sono tutte queste possibilità. Qualsiasi personalizzazione vi viene in mente che volete fare in Photoshop, essenzialmente Figma vi permette di farlo. Un fotoritocco? No, no, io non facevo pro fotoritocchi. Nel senso, tutto ciò che è la creazione di grafiche, per quanto mi riguarda, Figma, funziona benissimo. No, chiaro, Photoshop non lo supera per andare a fare tutte quelle cose che. Cioè, Photoshop è nato. Secondo me non è nato proprio per permetterti di fare delle grafiche di UI essenzialmente, ma nasce un po' come programma, un po' per. No, no, tranquillo. Cioè, nasce un po'. Cioè, Photoshop è un ecosistema immenso dove appunto tutto il mondo dei fotografi lo vanno a utilizzare in un modo molto particolare, cioè ovviamente utilizzando tutte le features di Photoshop. Per quello che usavo io Photoshop, quindi per creare questi disegni, grafiche, ovviamente no. È un po' più verso Illustrator, è una via di mezzo, è una via di mezzo, sì. È che, ad esempio, tutte le grafiche normalmente le facevo, cioè le grafiche di un sito non le facevo in vettoriale, mi prendevo le mie misure e le facevo in Photoshop. E volendo essere pignolo è uno strumento ancora diverso. Sì, assolutamente, no, sono d'accordo. È completamente, cioè, prende l'idea di Photoshop, prende l'idea di Illustrator, ne hanno fatto una loro versione più particolare, secondo me, dedicata apposta per chi vuole fare quello che faccio io, cioè esclusivamente. Tutto il mondo delle grafiche, delle UI o poco più in là, ecco. Poi cos'altro? Ah, ovviamente le immagini potete andargli anche in qualche modo a fare delle piccole migliorie al volo.
Questo è carino perché così vi evita di star perdere tempo con altri programmi, roba del genere. Ovviamente potete anche andarle a ridimensionare. Assomigli più a Visio XD, poi alla fine. Allora, essenzialmente quando è nato Adobe XD, mi sembra sì, cioè prima mi sembra che a livello temporale, allora, XD c'era, poi è nato sto Sketch che io l'ho usato un paio di volte, cioè a me non è piaciuto molto, sono sbarcata su Adobe XD. Ma tutto il pacchetto Adobe sul Mac non lo so, non mi funzionava bene. Ora probabilmente avranno risolto tutti questi problemi. Avevo trovato Figma e mi faceva il giusto. Sì, esatto, sì, questi sono i classici filtri CSS, sì. Niente di chissà quale cosa super ingegneristica, però vabbè, fa il suo, ecco. Ti permette anche fare queste piccole modifiche. Poi puoi anche andare ad aggiungere diverse piccole cosine interessanti che sono l'ombra interna, l'ombra esterna, sfocare il livello oppure sfocare il background, in questo caso vabbè, è un colore unico quindi non si nota. Quindi anche queste piccole cosine che ti permette di fare così al volo è simpatico. Poi vedremo anche che... Ah, andiamo avanti, che così evito di spoilerarvelo. Tanto siamo. Vabbè, non siamo tanto avanti. Poi. Vabbè, poi chiaramente. Chiaramente vi mette a disposizione un color picker per andare a modificare i colori. Il color picker è anche sensibile con la pennina, come ce l'avete in Photoshop, così andare a selezionare i colori delle immagini. Normalmente potete, nel momento in cui avete la vostra palette di colori, andarli a definire in modo fisso all'interno del vostro file di Figma. In che modo? Andando in pratica a selezionare il colore, cioè prendete l'elemento, okay, che avete fatto del colore che volete, andate qua sul più. No, sul più, no, sul colorino a fianco, cioè sull'iconcino a fianco al più, e qui vi dà color styles, che già ce ne sono 5, perché sono questi 5 che hanno già messo loro di default. Lo aggiungiamo, boh, ciano, crea stile, e quindi ora abbiamo questo colore ciano che è diventato in sostanza standard. Che vuol dire standard? Vuol dire che se io vado anche in un altro frame all'interno dello stesso documento, no? In un altro documento, che faccio? Basta che clicco qua sul colore e già mi dà, e mi dà appunto anche il ciano, mi dà tutti essenzialmente i colori della palette. Quindi questo è super comodo perché a inizio progetto andate a definire i colori, andate a definire gli stili del font, li mettete come standard e poi andate tranquilli, li potete utilizzare all'interno di tutto il documento. Ah, giusto, mannaggia, scusate. Cioè, l'avevo detto che io non, cioè, per il tutorial ogni tanto mi perdo perché poi faccio queste cavolate. Eccolo qua sotto. Grazie, Listic. Ah, sì, che poi si è nascosta anche la chat mettendomi qua sotto. Allora, facciamo una roba. Ok. Davano all'ore di mistero. No, no, mannaggia. Allora, ve lo rifaccio. Faccio Ctrl Z così si vede quello che ho combinato. Mannaggia. Allora, prendo un elemento che io ho assegnato un colore come mi pare, un esadecimale o un RGB, un CSS, un HSL, essenzialmente qualsiasi tipo di unità di misura dei colori ce l'ha. Lo andate a inserire questo colore e poi che fate? Quindi andate qua, cioè nell'iconcina di style, quella a fianco al più, cliccate poi qua dentro sul più e vi va a inserire il colore all'interno della palette.
In questo modo appunto ce l'avete a disposizione dappertutto. Curiosità, ho letto guardando su questo Figma, Anywhere Assembly. Ah, ok, figo. Sì, immaginavo fosse una di una di queste robine un po' nuove, perché comunque cioè si vede che non è appoggiato a roba, a qualche arzigogolamento vecchio. E niente, quindi essenzialmente, appunto, quando avete la palette di colori andate a farli standard, così ce l'avete sempre a disposizione e non vi l'inizio della fine di JavaScript. È bello veloce, nonostante il computer di Diana. È vero, capito? Esatto. No, io, cioè, super comodo, anche da browser, da desktop, è super veloce, no? È sempre reattivo. Solo una volta mi sarei impallato, ma avevo aperta sia la presentazione di un file, e poi ho aperto un altro Figma, cioè avevo aperto il file di un altro progetto, e allora lì un attimo si è un po' impallato. Però, vabbè, ci stava. Non sarà la fine dei GSTS, anzi. Ah no, io su questo non mi esprimo, non l'ho ancora visto bene, quindi non mi esprimo. Quindi poi ovviamente anche dei font, potete andare a fare un po' quello che volete, in primis nel momento in cui sapete quali font volete includere, andate a ficcarli come standard, così non ve li perdete più. Per quanto riguarda la personalizzazione dei font, Figma ve li mette a disposizione moltissimi, mi sembra tutti quelli che sono sostanzialmente di Google Font. Vediamo se me li dà. A parte che ora qui mi prende tutti quelli standard, non mi prende gli altri. Se volete un qualche tipo di fonte particolare, basta che lo installate all'interno del computer, aprite Figma dal computer e vi sincronizza praticamente i font, basta che gli dite di farlo. Quando lo aprite da desktop, gli dite sincronizza. Quando lo aprite la prima volta, vi chiederà: ah, ma volete sincronizzare tutti i font? Voi gli dite di sì e ve li sincronizza. E così ve li sincronizza dappertutto. Poi potete ovviamente andare anche a copiare solo lo stile, non necessariamente l'elemento. Ok, è partito il discorsone su WebAssembly. Basta che fate non Ctrl-C, Ctrl-V, ma Ctrl-Alt-C, copiare lo stile, Command-V, incollare lo stile. Vabbè. E stop. Poi, qui era la parte interessante. Essenzialmente, in ogni frame potete anche andare a fare questo raggruppamento qui. Allora, questo raggruppamento, ad esempio, non lo uso, uso un altro tipo di raggruppamento, cioè questo. Io ho sempre usato questo tipo di raggruppamento, cioè che io che faccio? Ho più livelli, magari questi livelli mi vanno a determinare, non lo so, un qualche tipo di. Ad esempio, ieri tutta la parte del box di un input l'avevo messo all'interno di un gruppo, l'altro box degli altri input l'avevo messo in un altro gruppo, così l'ho chiamati card input 1 e card input 2, banalmente. E infatti loro che hanno fatto tutti questi livellini qua, a parte che hanno fatto una roba super incapsulata, vabbè, ci hanno fatto un raggruppamento all'interno dell'altro, non so, scelta abbastanza triste. Questo immagino sia un raggruppamento normale. Ok, eccoli 1, 2 e 3. Però vi dà a disposizione anche un altro tipo di raggruppamento che però è sensibile al passaggio del mouse. È utile, non è utile? Dipende dai progetti, di quello che cioè delle mie grafiche normalmente non ne ho sentito la necessità, quindi non l'ho usato. Magari piano piano lo andrò a utilizzare, perché in effetti, cioè, capisco che ha delle potenzialità, perché nel momento in cui passate sopra una zona vi rende sensibile tutto il gruppo di elementi, che non è male, tutto sommato.
Sicuramente succede, sicuramente succede questo, però si candida a diventare il linguaggio target web, sarebbe figo assolutamente. Allora ragazzi, direi che se conoscete bene WebAssembly, quando volete vi ospito e parlicchiate un po' di WebAssembly, io sono super curiosa, non l'ho ancora mai guardato, cioè l'ho solo guardato, non ci ho mai giocato essenzialmente. Quindi se vi va di chiacchierare un po' di WebAssembly, io vi ospito volentieri. Allora, come creare questo raggruppamento di cose, di oggetti? Allora, proviamo a farlo. Si va a selezionare degli elementi e si va a cliccare non... Ah, per creare il gruppo basta che... Ora lo disintegro e poi lo ricreo così vi faccio vedere come. Basta che selezionate gli elementi, tasto destro, Group Selection, oppure vabbè, Command G. Ok? E me li ha inseriti all'interno del gruppo. Chiaramente anche questo, quando vado a fare il passaggio, mi dà la sensibilità a tutto il gruppo. Però mi fa il contorno azzurro come se fosse un elemento, non come se, non me lo differenzia che è un gruppo invece di elementi. Invece, utilizzando quest'altro tipo di raggruppamento, me lo evidenzia. Non lo so, appunto, ripeto, dipende un po' dalle situazioni. Purtroppo no, non mi piacerebbe approfondire. Not really, devo studiarlo meglio ancora. Va bene, tranquilli. Non metto pressione. Quando volete, anche solo parlicchiarne, anche in un aperitivo time su Discord, magari ne chiacchieriamo. Ecco, tranquilli, tranquilli. Allora, per creare invece quest'altro tipo di gruppo, ora, eccolo, utilizziamo questi tre elementi che sono all'interno di semplicemente un frame, non sono un gruppo al momento, e andiamo a cliccare questo tasto qui e ci crea un componente. Ci crea un componente che in pratica è un raggruppamento di elementi che può in qualche modo essere utile averlo come elemento a sé stante all'interno di un frame. Non lo so se mi sono spiegata benissimo. Dipende proprio dalle situazioni, secondo me, tutti questi piccoli dettagli. Eh sì. E poi stop, cioè i raggruppamenti sono questi. Sono due. Poi le griglie. Allora, prima avete chiesto le griglie, ora andiamo a vedere queste griglie. Allora, vabbè, intanto... Ah, sì, certo, chiaramente, i constraint... quando andate a sistemare un elemento, potete andare a mettere una sorta di ancoraggi in base a... cioè degli ancoraggi in base appunto, destra, sinistra, sopra, sotto, per quando andate a modificare le dimensioni dell'oggetto. Utile, non utile, ripeto, dipende moltissimo dalle situazioni. La cosa simpatica invece delle griglie, che è molto molto utile, io lo utilizzo essenzialmente sempre, è questa. Allora, per creare una griglia, ora vi faccio vedere, creiamo un nuovo frame. Ok. Così si vede un po' meglio che è vuoto. Allora, andate qui, su Layout Grid, ne aggiungete una. Di default ovviamente mi dà questa di a scacchettini di 10 pixel, che sono invisibili per quanto sono piccoli, e potete andare a fare un bel po' di personalizzazioni, cioè potete avere o una griglia o delle colonne o delle righe, quando uno, quando l'altro, dipende ovviamente dal design che state realizzando. Ad esempio, ieri sera abbiamo utilizzato la griglia proprio perché avevo necessità di fare questo scacchettamento dell'orto. Normalmente, quando si sviluppa un sito, si vanno a utilizzare le colonne, ad esempio Bootstrap che c'ha queste famose 12 colonne, qui potete andarne a mettere appunto 12. In questo modo,
riuscite ad andare a sistemare tutti gli elementi avendo questa griglia di sfondo che, anche se andate ad aggiungere elementi, non è sensibile, non vi si sposta, perché è proprio una roba che rimane fissa nel background. Nel momento in cui, vabbè, ora ad esempio è rosso chiaro, è rosso a 11% di opacità. Nel momento in cui volete capire un po' se la grafica funziona o non funziona, potete anche prendere e nasconderlo con questo occhiettino e vedere com'è l'effetto e poi riattivarlo. È una roba abbastanza semplice. Io in questo momento l'ho messa che praticamente in base al ridimensionamento del frame mi va a cambiare la griglia. Normalmente la griglia invece rimane fissa. Quindi in questa maniera, chiaramente non larghezza 10, magari andiamo a dare un 30, un 40. Quindi se questo è ad esempio il MacBook normale e queste sono le mie 12 righe di Bootstrap, io avrò che gli elementi sono, li vado a ordinare con queste, in questa posizione qui, cioè le colonne sono queste, con gli spazi bianchi a destra e a sinistra. Normalmente si fanno così, ma poi dipende. E in questa maniera, però, se io vado a ridimensionare, vedete, le colonne sono sempre ferme a quella larghezza e non si spostano più, sono proprio fisse. Che è un po' l'idea di avere le linee di griglia per aiutarci un po' a fare le grafiche, che se si spostano quando vado a spostare il frame, non lo so, perde un po' di utilità. Poi, niente, i componenti, questo l'ho un po' spoilerato prima, che è un tipo di raggruppamento. Ah, chiaramente, nel momento in cui va, questo giusto me l'ho dimenticata, se fate un gruppo di elementi, rimane gruppo di elementi. Se andate a raggrupparli con quest'altro pulsantone, quindi diventa un componente, lo avrete all'interno degli assets. Utile, non utile? Sì, dipende. Se state utilizzando, ad esempio, se avete delle grafiche predefinite, ad esempio per tutti i bottoni, o per i vari elementi di input che normalmente sono sempre gli stessi, tanto vale farne un componente e andarlo a utilizzare sempre. Invece di fare copia e incolla, ce l'avete tra gli assets, cliccate e inserite. E niente, qui vi fa un po' di esempi. Niente di che. Poi, l'esportazione dei documenti. Allora, un elemento. Come ho fatto vedere prima, un frame potete andarlo a esportare qua sotto. Quindi export, scegliete il formato e lo esportate. Però, potete anche andare a fare altre cose. Infatti, potete anche andare a, intanto, andare a mettere a disposizione il link del file. In questa maniera qui, quindi link, vabbè, il classico link di sola visualizzazione, di possibilità anche di editarlo. Ovviamente potete andare a dare il link del singolo frame o del totale del documento, in base alle situazioni. E stop. Ah, l'esportazione poi o fatta a manina qui, oppure selezionando, cioè non selezionando nulla, e andando a fare questo export qui di tutti quanti i frame. D'accordo, d'accordo, Riccardo. Buonanotte. Poi, vabbè, queste sono piccole features che, se le utilizzate nel team, sono carine. Essenzialmente, qua sopra, oltre ad avere il tasto di condivisione, avete anche tutti i faccioni delle persone che stanno utilizzando il file. Nel momento in cui utilizzate il file, in più persone vi permette di vedere tutti i vari freccettini delle persone. E poi ci sono delle cose super interessanti, che sono queste. Le proprietà dei vari elementi che voi state andando a creare in Figma, ve li potete in qualche modo esportare, al di là di esportarlo proprio fisicamente, l'oggetto come immagine, potete andarlo a esportare come codice, che può essere o CSS o Swift o un Kotlin, un Java per Android. Utile
il giusto. Io normalmente evito di esportare tutto il codice di un frame, ma magari faccio un elemento particolare, mi piace come è avvenuto, vado a esportarmi la grafica. Normalmente non vado, io però perché preferisco così, non vado proprio a prendere tutta il dimensionamento, quindi non vado a prendere anche larghezza, altezza, posizione appunto laptop, vado a prendere esclusivamente la definizione proprio grafica, non tanto il posizionamento, perché poi me lo inserito dove mi pare all'interno del sito l'oggetto. E in questa maniera vi prende anche tutti i vari posizionamenti interni, i vari colori, e anche i bordi, le ombre, tutta questa robina qua, così non serve che ve la andate a replicare, cioè vi esportate proprio tutta quanta la parte grafica. Poi, eccolo qua, versione history, non mi ricordavo che c'era questa sezione. Ma vediamo se ce la fa fare, perché io ricordo che questo, cioè finché non era a pagamento mi permette. Oh, show versione history, vediamo. Ah, perfetto, ok, anche adesso. Ah, ecco, ok. Infatti, ricordavo bene. Cioè, il versionamento del file me lo fa vedere solo per 30 giorni, se lo vuoi unlimited devi pagare. Ok, c'era un qualcosina sotto, infatti mi pareva. Però vabbè, tutto sommato non è neanche così malvagia come opzione. Comunque 30 giorni, nel senso, è il giusto. Poi, non so se l'ho saltata la sezione, però vi volevo far vedere una robina simpatica. Cioè, di tutto questa qui vi ho fatto vedere tutto tranne un elemento che è prototype. Pardon. Prototype a che serve? Serve per realizzare appunto un prototipo del sito come se fosse un sito vero o un'app in base alle grafiche che state utilizzando. In che modo? Andando a aggiungere degli eventi come quelli che abbiamo praticamente in JavaScript. Quindi, se andiamo qua, in questo frame, questo non è un frame, in questo frame. Se ad esempio cliccando sopra a questo elemento oppure sopra l'iconcina, io voglio che al click di questo elemento che fa? Mi va a, non lo so, spostare su l'altra pagina, quella successiva che è Quick Copy. Ok? Quindi che fa? Spunta questa frecciolina che mi va esattamente a definire il movimento che succederà poi. Chiaramente questi le posso anche andare a modificare a manina, cioè posso prendere, andarla a ficcare ad esempio la pagina sopra. Nel momento in cui in un frame è attiva un'animazione, un po' come i mock in XD, esatto, sì. Che io lì su XD non lo so, non mi convincevano, invece qua mi sembra tutto molto più fluido. Non lo so, sarà. Non lo so, però sì, funziona alla stessa maniera. E in questo modo qua, ora aggiungiamone un altro, quindi ad esempio se io clicco su questo elemento mi sposta qua sotto, ok? C'è questo intreccio, quindi che faccio? Vado qua in questo frame, clicco il pulsantino del play, un attimino, mi va a creare mi fa vedere il documento. Vabbè, chiaro, ora non sembra un sito, ma perché era solo la slide. Se passo sopra l'elemento che io avevo messo come sensibile e ci clicco, intanto il cursorino è diverso. Se lo vedete, c'è la manettina, non c'è più. Sono limitati, il nostro design si lamenta sempre. Sì, ma me l'immagino. Diciamo meglio di niente, ecco. A proposito di animazioni, poi ora ci arrivo, ci sono delle librerie, cioè ci sono dei plugin apposta per andarle a fare molto molto più simili a quelle, cioè molto più vicino a un JavaScript quasi. Comunque, quindi clicco qui, mi sposta qua, clicco qua, mi sposta qua giù. Stop. Cioè questo sembra quasi una navigazione fluida di un sito. Infatti l'altra volta l'avevo accennato, una volta ho passato questo file di presentazione e me l'hanno scambiato per sito finito, tipo. No, cioè non ho manco messo mano al codice, però sembra quasi un sito finito con un overlay strano sopra, che è questo qui di Figma, no? Vabbè.
Allora, essenzialmente, dai, vabbè, non ci ho messo un'ora, poco più, ho finito. Però vi faccio vedere la parte interessante di Figma, che è questa. Allora, se andate qua, back to file, tutti i miei fileini, c'è questa cosa delle community, che secondo me è la risorsa. Io ancora non ci ho passato tante serate sopra a questa sezione e ce le dovrò passare. Ci trovate l'infinità di cose. Ad esempio, avete bisogno di, che ne so, di avere a disposizione tutte le iconcine. Ci sono già, c'è già qualcuno che ha fatto un file Figma con tutte le icone che voi semplicemente vi andate a prendere e a copiare all'interno del vostro sito, del vostro progetto, senza che andate a inserirle mano a mano tutti gli SVG. Oppure se avete bisogno di alcuni tipi di grafiche, tra virgolette, standard, ci sono già. Cioè, tanto vale prendere questi che a volte sono dei semplici file, altre volte sono proprio dei plugin che vanno a capsularsi all'interno di un progetto, cioè all'interno della grafica proprio all'interfaccia di Figma. Ad esempio, io ne ho uno. Ora ritorno al file che ve lo faccio vedere così. Ad esempio, seleziono questi due, no, voglio due elementi. Allora, voglio questo rettangolo che è grigio, va bene, e questo tasso. Ok, grigio e nero. Seleziono entrambi, vado su Figma, cioè sull'iconcina in alto, vado su plugin e io ne ho alcuni, non tantissimi. In particolare, questo Stark, è un plugin che mi va a analizzare, i colori, quindi il contrasto. A me questa cosa del contrasto dei colori sono piuttosto fissata per una questione di accessibilità. E mi va a fare il check dei colori e mi spunta proprio tutta l'analisi dell'accessibilità dei colori. E è secondo me una risorsa molto molto importante. Chiaramente, se volete che questo check dei colori ve lo faccia in automatico quando fate la grafica, pagate, va bene, ok, però il suo lo fa anche gratuito. La community è una cosa davvero figa. Sì, infatti. E a partire da tutti questi progetti che ti danno già a disposizione, cioè che hai a disposizione, ci sono anche tutti questi 1000.000 plugin. Ma questo qui ne è uno. Io, ad esempio, non ne ho molti, ho solo questo che uso sempre e l'altro che è quello di Lorem Ipsum. Che io faccio un testo, vado qua, plugin, Lorem Ipsum, e mi chiede e mi genera praticamente Lorem Ipsum. È una roba utile, cioè secondo me è simpatico invece di andarmi a cercare lì su internet, eccetera. Lorem Ipsum, un po' come su VS Code ancora non l'ho installato, su Sublime ce l'avevo, che io cliccavo e scrivevo Lorem, poi cliccavo Tab e mi faceva, non so, mi pare un paragrafo, mi pare che avevo impostato due paragrafi di Lorem Ipsum. Quando si fa comunque sta roba di front-end è utile averci questi riempimenti veloci. E quindi tornando alla community, back to file, community. Essenzialmente questi sono tutti i file che la gente ha messo qui e voi semplicemente ve li andate a scaricare una copia, cioè a creare una copia in vostra, locale, niente di esageratamente complesso. Ecco, quindi fin qui eravamo a i FigJam template, quindi sono appunto questi template. Il concetto di FigJam è nuovo, è dal 20 che esiste. Allora, delle API si possono fare plugin script per i prodotti Adobe? Credo di sì. Io non mi ci sono mai. Non ho mai provato, però credo di sì perché ogni tanto mi spunta qualche articolo qua e là che mi parla di questo. Quindi molto probabilmente sì. E si può fare, ok, ottimo, grazie Aristic. E non lo so, ad esempio, questo che non ce l'ho più installato, l'avevo tolto, ma lo usavo. Anche questo qua giù. Vabbè, ora ne prendo uno. Ah, eccolo, duplicato, perfetto.
Questo è il file Figma con tutti gli elementi grafici. Se si apre, eccolo. Del material design. Tutti, c'è tutto quello che vi serve e non è poco, nel senso poi chiaramente dipende da mille mila cose, dipende dai progetti, dipende da tutto, però anche solo per prendere spunto, anche come sono strutturati i file, come ordinano le cose, cioè secondo me è una risorsa davvero importante, cosa che prima di tutto questo mondo cioè delle community legate anche al design dovevi andarti a... Non lo so, un po' scopiazzare quella anche solo per capire come, cioè, o almeno io da principiante per capire come andare a strutturare da un punto di vista proprio formale un progetto da presentare anche a un superiore, banalmente o a capo o a un collega, non è che gli posso dare una bozza, gli devo dare comunque un qualcosa di un po' più serio. Secondo me, averci a disposizione tutti questi file creati da persone, comunque la maggior parte di loro sono proprio dei designer. Boh, tanta roba. Potere illuminato. È figosissimo perché potreste creare delle style guide su un sito esterno tramite le PRS. Ah, vedi? Ok, non lo sapevo. E esempio, proviamo a vedere i top plugin che mi davano qua e vedere che cosa c'è di nuovo. Chiaramente adesso dal 21, questa fatidica data del 21 aprile sta esplodendo tantissima roba, appunto questo FigJam che è un formato nuovo che ancora non ho visto, che in pratica dovrebbero essere i template, cioè è esploso, infatti stanno cercando mille mille figure professionali, stanno assumendo come se non ci fosse un domani, e crescerà, crescerà e costerà di più secondo me, ok sarà più figo però costerà di più. Figma ha reso in grado me di fare un logo. Non so se rendo, Diana. Ok. Perché il logo l'avevi fatto con Figma. Sono una cippa con la grafica. Ok. Ma sì, secondo me è anche giusto che finalmente esistesse uno strumento di questo tipo. Cioè, uno strumento che anche chi non vuole proprio farsi un background particolare cioè un background vero di grafica, andarsi a, boh, non lo so, a assorbire tutti i tutorial di Photoshop per fare, ad esempio, le maschere che ora nel documento che vi ho fatto vedere non ve l'ho mostrato, ora ve lo faccio vedere. Il concetto di maschera dell'immagine, no? Io l'ho sempre fatto in Photoshop. In Figma anche c'è. È una roba super utile, cioè l'altro giorno quando fa cioè l'altro giorno, in questi mesi quando ho fatto le grafiche per l'evento di Women Tech Makers Italia, cioè è utile avere il concetto di maschera per un'immagine. Ora vi faccio vedere, è anche super semplice, molto intuitivo. Allora, i miei file. Qui c'era l'immagine della capretta, mi pare, della pecora, vediamo. A parte posso anche prendere un qualcosa, ecco. Ah, questa è l'immagine. Vabbè. Allora, questo elemento, facciamo che poi inserisco una foto, inserisco questa qua, che, spoiler, è il libro super bello che in questi giorni poi di cui vi parlerò molto. Essenzialmente andate, selezionate questi due elementi, vabbè ora lo inserisco proprio sotto così mi fa la maschera a modino, cliccate qua nel centro, cioè proprio Use as Mask e vi crea la maschera, punto, cioè la cosa più semplice del mondo. Però se volete ad esempio fare la maschera inversa, allora lì con Figma, cioè io non ci sono riuscita, ho dovuto utilizzare Illustrator, infatti per fare questo coso qua, cioè un rubino che ho fatto con la stampante 3D, che mi serviva di fare l'opposto di questa maschera, cioè esattamente la maschera opposta, non ce l'ho fatta con Figma, ho dovuto utilizzare Illustrator. Vabbè, rip. Però, vabbè. Così però noi grafici non lavoriamo più. No, voi non è vero, non è vero, non dire così. Semplicemente vi sbologno, cioè Figma vi sbologna tutte le grafiche stupide che la gente vi fa fare. Secondo me non lo so.
È un po' come il no code degli informatici, no? Ah, ma il futuro è il no code, così non ci saranno più informatici. E no, e no, e no, perché chi è che sviluppa i programmi no code? Gli informatici, cioè gli sviluppatori. Quindi comunque ci sarà sempre bisogno di gente dietro esperta davvero a fare queste cose. Infatti, come dice Leo, tanto poi comunque qualche schifezza la sforniamo, sì. Allora, quindi niente, questa era la maschera, una chicca. Andiamo a vedere i top plugin che oggi non l'ho guardati. Allora, RenameIt, chi più più... No? Oh, eccolo, un altro... Checker dei colori. Installiamolo. Ok, in teoria dovrebbe già essere. Allora. Qua. Ho la stampante 3D. Sì, allora, la marca non me la ricordo perché essenzialmente non è proprio mia. Sono riuscita a convincere mia sorella a comprarsela. Perché sì, c'era una specie di offerta. Una tipa che conoscevo la vendeva, io ho detto: no, assolutamente prendila a un prezzo buonissimo. Effettivamente costava la metà. Non è di quelle con il filamento, ma sono quelle con le resine. Quindi puzza un po' quando si stampa. Infatti la mettiamo in garage. Però ha una resa molto buona, cioè sono riuscita a farci sto coso. Ad esempio, ho un robino che mi sono fatta fare da un mio amico, che è il dinosaurino quello di Chrome. Che essenzialmente, no, c'ha. Dov'è la webcam qua? No, non si vede. Mi sento una tipa di quelle. Niente, non si vede. Comunque, qui c'è. Essenzialmente non è liscio, no? Quando si stampa con i filamenti si vede la grana. Invece con le resine, no, infatti è lucido. È super carino, cioè vabbè, è inutile perché voi non lo vedete mai, però io lo vedo sempre, cioè il mio nickname essenzialmente di Instagram e lo inserisco, cioè lo tengo sopra lo schermo, tanto non mi dà fastidio sul secondo schermo e c'ho sempre il mio nick, così. Niente. No, non me lo ricordo, no, cioè io l'ho fatta prendere, ho stampato sto coso e poi no, cioè me ne sono lavata le mani. No, vabbè, nel senso, tanto ora no, non, cioè, quando è che mi servirà per fare altra roba, magari mi ci specializzo un po' meglio. L'idea era solo, cioè ero proprio super curiosa di provare a stampare qualcosa perché 2 anni fa, o tre, non mi ricordo, quando comunque... Ma boh, prima del Covid e quando è che magari stavo a Pisa a tempo pieno, ho conosciuto la tipa che organizza il Fab Lab di Pisa e mi aveva proprio super intrippato. Poi niente, Covid e ciao, no, non hanno più organizzato nulla, poi sono andata via da Pisa e poi ciao. Quella resina sono normalmente più piccole in termini di volume di stampa, proprio qualità molto più alta, io ne ho due FDM. Ok, sì, lo sapevo sta cosa, infatti a me serviva stampare, cioè a me, di quello che so che comunque può servire a mia sorella, lei serve roba super piccolina, magari con dei dettagli, quindi ho evitato di consigliarle di prendere stampanti rosse, che poi dipende, nel senso, se eventualmente dovrà stampare altro, magari ci si prende anche l'altra, l'idea è di... utilizzare una, perché lei non aveva idea di come si stampasse 3D un pochettino, sì, ho detto prendi questa che... Mi pare facile, infatti è stato super semplice. Molto semplice. Ah, che poi ci ho stampato anche quest'altro coso. Dov'è? Ho perso. Ah no, ci tengo il telefono. Mi ci sono stampata il cosino per tenerci il telefono, no? Così, banalmente. Molto comodo. Mia moglie mi ha comprato una stampata italiana da Natale di circa 3 anni fa. Non ho ancora aperto la scatola. Dai, Alice, apri questa scatola! Stampa cose. Io ho stampato un sacco di cosine. Super divertente. E, cioè, ad esempio, appunto, sto coso di Diana Coz non lo potevo stampare. Cioè, non è che mi metto a comprare sta roba. Me lo son fatto. Vabbè, non è che sia utile, però è bello. Quindi va bene così. E, come anche il cosino del telefono. Invece di spendere 5 € all'IKEA, me lo son fatta. Dai, divertente crearsi cose. Poi magari nel momento in cui riesco anche a farci qualcosa di utile. Infatti l'idea è di farci dei... Ho visto
esistono questi file, no, tranquillamente, cioè si possono scaricare. Ma tu hai ragione. che si possono scaricare tranquillamente senza pagare. Ho visto che c'è gente che si è messa lì a fare tutti i pezzettini di una lampada, appunto che la va a comporre, e l'idea è di scaricarmelo, provare a stamparmela, non lo so, sarà il nuovo lampadario di casa mia, non so, prima o poi qualcosa ci dovrò stampare di strano e di mega gigante, cioè mi piace la cosa che queste stampanti a resina comunque hanno un livello di dettaglio molto buono, non si vede la trama di stampa e quindi riesce a farci queste cosine un po' più... Ah, dovevamo andare a vedere se funzionava effettivamente questo nuovo elemento, questo nuovo plugin. Allora, togliamo questa immagine, togliamo tutto, non mi serve. Prendiamo un rettangolo. È divertente finché le stampanti non te le fai da capo tirando madonna i circuiti di viti. Me l'immagino, infatti inizialmente quando è scoppiata tutta questa cosa delle stampanti volevo prendermi quella base con Arduino, che tanto Arduino lo sapevo usare, però ho sempre evitato perché tanto poi sapevo che ci avrei passato nottate sopra, quindi non me la sono presa. E ho preso questa che invece è una cosa lì, attacchi la spina e funziona. Cioè presa io, non l'ho presa io poi alla fine. Allora, vediamo se questo plugin ci soddisfa. Quindi era il plugin A1111Y. Select frame. Ah, giustamente ho messo questo elemento fuori da un frame. Ah, quindi mi fa il check di tutto il frame. Figo, ok. Prendiamo questi due e mettiamoli dentro il frame. Stanno dentro il frame. Sì, perché io l'ho creato intorno. Perfetto. Allora, quindi faccio il check sul frame. Plugin. Amazing, all text meets a con carino. Ok, proviamo a inserire altri elementi. Simpatico. Allora. Ah, ok, infatti rosso su nero no. Però ti permette di andare a cambiare al volo qualcosa. Sì, il testo me lo sta cambiando anche lì. Wow, simpatico. Ecco, questa è una cosa che cercavo. Sono felice di averla trovata. Ok. Con questo sensibile. Oh, figo, figo. Questo comunque ti dice che... Oh, bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. Sono felice di averlo trovato. Ok. Allora, nel gruppo user vedo gente che si stampa la full armor di Iron Man. Ok, mi sono persa la connessione. È una stampata di anch'io a resina. È una specie di cera per fare gioielli in fusione a cera persa. Allora, sì, anch'io quella resina. Infatti, la tipa da cui la mia sorella l'ha comprata la comprò a sua volta per farci dei gioielli. Poi non lo so, evidentemente non gli convinceva la situazione e noi ce la siamo ricomprata a metà del prezzo originale, nuova praticamente, perché aveva comprato tutte le resine, aveva comprato tutto, aveva fatto due cose e poi stop. Sì, infatti ci ho fatto questo con la resina nera, super lucida, infatti mi piace un sacco. È praticamente il mio nickname vabbè, di Instagram, che poi anche qua, però con l'underscore davanti qui non ce l'ho. E niente, lo inserisco semplicemente sopra lo schermo secondario e boh, è buffo averci l'etichettina del nome. E ci ho stampato anche questo, che è il portacellulare, cioè in pratica il cellulare va qui. Niente. Quindi plugin super approvato. Allora, poi niente, ragazzi, ho finito per oggi. Spero di essere stata chiara, non lo so. Giusto oggi pomeriggio ho scoperto qualcuno qui su Twitch. Non mi ricordo il nome, quindi ora magari quando è che lo inizio a seguire un po' e capisco chi è, cosa fa e come si chiama, vi dirò chi è. Stavo navigando qua e là, arrivo, stavo facendo sta live e diceva: "Ah no, ma non piace." E stavo utilizzando Adobe XD.
Cioè, quando entro io ho detto, stava dicendo le features di Adobe. E entro, gli chiedo, ah ma anch'io faccio sta roba, bla bla, e è un italiano. Ma Figma come, cioè, come la vedi, no? E lui fa, oh, no, 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 Figma no. Beh, ok, faccio nel senso. Ok, perché Figma è disordinato. Cioè, la cosa è stata questa, Figma è disordinato. Secondo me... Per quel che fa è buono, chiaro, non ci puoi fare il finimondo, ma ha il suo perché, soprattutto la cosa che mi piace di più è la leggerezza del software. Cioè, io ricordo che quando ho installato Adobe XD, nonostante Adobe XD sia gratuito, quindi ok, ha comunque bisogno del pacchettino del cloud di Adobe, che sinceramente su Mac non ci va d'accordo per niente. O sarà il mio Mac che non gli piace, però non, cioè, sto robo che rimaneva sempre in background e andava a volte a scaricare cose e a connettersi, a rallentare il computer così senza senso. Mi ricordo che una volta si è bloccato il servizio proprio cloud di Adobe, nonostante io non lo stessi utilizzando da mesi, era sempre rimasto in background e vado a vedere, bloccato, 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 cioè questo processo era in background, bloccatissimo, stava impallando il computer, che ho detto basta. Infatti ora utilizzo una versione anche di Photoshop, praticamente da browser, Photopea, non so, per Illustrator, quello che mi sta servendo di fare, cioè non grandi cose per questo periodo che sto facendo in questo periodo, niente di che. Utilizzo Gravit online, che è un editor in tutto e per tutto uguale a Illustrator, che però mi sembra aver visto che ultimamente hanno messo che tutte le cose anche più basilari devono essere premium, cosa che invece l'ho utilizzato l'anno scorso, era premium, la roba super strana, ma la roba tranquilla no, vabbè. Mi pare non sia più gratis, ecco, a maggior ragione. Cioè, comunque Figma, per tutto quello che avete visto stasera, anche i miei file, io lo sto utilizzando gratuitamente. Mi ha scocciato molto che... Cioè, io comunque utilizzo Figma da veramente tanto, forse un anno. E quindi mi ero abituata a questa modalità, che io mi ero organizzata tutte le mie cose nei vari team, nelle varie cartelline, bla bla bla. Se volevo mantenere tutto, dovevo pagare. E quindi no, non volevo pagare, me lo so. Cioè, nel senso, dipende. Poi se uno magari ci lavora, io per adesso non è che faccio grandi cose di grafica, ci faccio sempre le bozze, però mai cose super ufficiali. Normalmente, quindi non me la sono sentita di comprarlo. Poi non ho ben capito il pricing, perché non era super... Ora andiamolo a vedere insieme, magari nel frattempo hanno aggiornato la pagina, perché sinceramente... Era un po' ingarbugliata la situazione di pagamento. Mi dice 12 dollari per editor, però io quando clicco il pagamento me ne dava automaticamente 2 di editor e quindi andavo a pagare il doppio. Adobe. Processes be like. Ok. Free for student educator, sì, solo in 6 università dell'America. Quindi vabbè. Vediamo se... Questo rimando non mi è piaciuto, ora mi fanno pagare. No, no, ok. Poi c'è sto Figma Jam che è in beta. Ah, vedi? Ah, il Figma Jam, ok. The online whiteboard for you and your team to brainstorm date. Ah, ok. Fig Jam vorrebbe essere il rimpiazzo di Miro. Ne sono abbastanza certa. Perché è una whiteboard dove ci puoi fare tante cose insieme, vedere l'iconcina è quello. E Miro ha le sue limitazioni pure, anche se ha molti... Non so se lo conoscete. Vabbè, ve lo faccio vedere, Miro. Cioè, io lo adoro. Peccato che siano a disposizione solo due, mi sembra, due progetti da avere attivi, quindi niente di che, molto poco. Sono cose nuove, va bene. E io ci avevo fatto sto schema per l'esame di reti. Eccolo.
sono i reti che dovrò ancora ridare a giugno. E era simpatico perché sono riuscita a fare tutte ste robine coi frame, però ti permette all'inizio di andare in pratica a importare delle grafiche standard tipo il Kanban e andarlo a utilizzare insieme al tuo team. Quindi è molto molto carino. Ops, manca un e-commerciale, ok. E niente, niente, questo. Quindi ecco appunto, il pricing è questo, il version history sì, Figma Editor sì, cioè, aspetta, ma, ok, ecco, infatti, sì, collaborazione multipla, più o meno, cioè, essenzialmente, eccolo, file illimitati nel draft, visualizzazioni illimitate anche i commentatori, quindi top. Eventualmente, se fai un team ci sta solo un po', un team solo, e però l'avversionamento è su 30 giorni. Quindi vabbè, non pessimo, no, non ottimo, ma non pessimo, ecco. E niente, allora Figma appunto spero retica il calcolatore, l'esame che farò mai, non lo so, guarda meglio, ma cioè l'esame è bello, però mannaggia, non lo so, sono cose che per cultura personale qualcosina sapevo, qualcuno apprezzo studiarle, però mi devo iniziare a velocizzarmi perché sono arrivata a un punto che tutte queste cose che so che non utilizzerò nel mondo del lavoro non riesco a farle entrare in testa. Anche l'esame di intelligenza artificiale, magari, ok, intelligenza artificiale è bellissima materia, ok, però non è quella branca dell'informatica che mi interessa, cioè mi affascina appunto. Quindi faccio un esame, soprattutto per come è, cioè immenso, in solo 6 crediti, è veramente complesso accumulare tutte quelle informazioni nel mio cervello. Comunque inizio vicina età e non ho più 20 anni e accumulare così tante informazioni di un argomento che non me ne frega assai, o quantomeno so che non mi servirà per il lavoro che voglio fare, mi pesa enormemente, però niente. E niente, però mi mancano troppi pochi esami, quindi mi devo solo sbrigare a finirli. Allora, odio le reti. Guarda anch'io. Cioè, sono belle, sono tante cose simpatiche. Alcune, cioè, sono cose che tu dici, ah, ma quindi funzionano così. Però poi stop, cioè, mi basta la pagina di Wikipedia. Non ci vorrei fare un esame, però vabbè, oramai mi tocca. Niente ragazzi, io e ragazze, allora io non ho altro da aggiungere su Figma, se non provatelo, se vi ci trovate male magari ditemi cosa non vi piace e perché trovate meglio Sketch o Adobe, e magari li rivaluto io, cioè nel senso tranquillamente. Cioè penso oramai l'avete capito, sono una persona abbastanza neutra. Cioè, se una cosa non mi piace, comunque non è che dico non la userò mai più nella vita. Magari prima o poi la uso lo stesso. Allora, mi piacerebbe sapere se hai qualche consiglio riguardo qualche master per poveretti come me senza degree. Quindi, master senza laurea, io non so come funzionano. Io so dell'esistenza dei master di primo e di secondo livello, che sono in pratica quelli di primo livello che ti basta avere la triennale, di secondo livello devi avere la magistrale. Master senza lauree credo siano quelli privati, cioè quelli proprio che ti rilasciano certificati, quindi non hai bisogno di nessun tipo di titolo già accademico e sono proprio per lo più organizzati da aziende, anche aziendone. Non lo so, dipende molto anche dal settore. Mi pare di ricordare che quelli di Cisco sono... Ora non so più se sono proprio dei master o l'hanno fatto diventare degli academy. Mi pare che prima era dei master, però non so se sono free, cioè nel senso se hanno bisogno comunque cioè se sono master di primo barra secondo livello, quindi hanno bisogno di una laurea. No, non ti saprei dire. Provo a chiedere un po' a giro. Questo sì, questo
ci provo a chiedere qualche info qua e là. Poi oggi avevo pensato una cosa da dirvi stasera, però non mi ricordo. No, quello YouTube ve l'ho detto. E per il progetto del lunedì del Side Project, ora sistemo un po' la repo, così vi tengo aggiornati. E domani niente live. Giovedì andiamo con l'intervista con Aldo che lavora in Bendy Spoons. Quindi preparatevi. Sì, Leonardo, con Aldo. Che ho detto? Vabbè, pace. Quindi già mi sto preparando qualche domandina. Se avete anche domande, se avete anche voi delle domande, scrivetemi tranquillamente su Discord, così le aggiungo alla mia lista. E proverò a fare come la scorsa settimana, cioè di darmi un'ora di solo intervista e poi tutte le domande extra, approfondimenti in coda. Così nel momento in cui vado a fare il repost su YouTube riesco a farlo abbastanza agevolmente. Anche di nulla, Leo. E niente, tutto qua, questo. Non so se un certo Andrea dica presente se sta sentendo la live, che io avevo chiesto se poteva entrare e fare dei test conclusivi per la live insieme. Perché ovviamente ieri ho provato a fare quella call con Discord, ma è andata tutto un po' male. Ora stasera ho provato l'ennesima cosa con un altro. Che lavoro fa? Chi? Perdon, mi sono perso il filo del discorso. Frontend developer. Ah, parlavate tra voi. Ok, perdon. Sì, è un frontendista, più frontend di me. Richiamo al rapporto Andrea, così viene qua. Ah, nel frattempo, non so, vabbè, immagino che. Non so, Davide, scusami, cioè se sei ancora qua, mi sono ricordata solo ora di andare a spulciare il link che mi aveva mandato. La UI Kit. Vi condivido di nuovo lo schermo così vedete anche voi. Ah, bravo, lei mi ha mandato lo shortcut, tutto l'elenco di shortcut, grazie. Allora, dov'è lo schermo? Ecco qua. Ah, l'ospite di giovedì. Sì, è un front-end. Grazie della risposta, sono io spesso che mi perdo pezzi. No, tranquilla, sì, non è solo un front-end. Ora in Bendy Spoons fa Architecture Infrastructure qualcosa. Nasce come frontendista, mi ha dato spesso delle dritte quando eravamo lì a Pisa, però ora è un. Aspetta, ve lo dico subito. Proprio la dicitura giusta ve la dico così evito di dire cavolate. Infrastructure Engineer. Ok. Quindi essenzialmente che fa? Boh, glielo chiederemo. No, vabbè. Perché lui ha fatto la triennale di informatica, poi la magistrale, quella la ICT Solution Architect, con tutta una roba sulla tesi con gli operator, Kubernetes, bla bla bla, e quindi ora si è buttato su quella zona lì dello sviluppo. Non ho avuto tempo per provare la grid dell'orto, ci provo nei prossimi giorni. Adesso sono un po' KO. No, no, ma infatti, tranqui, tranqui. No, se c'è Andrea, volevo solo testare il funzionamento della mia nuova comunicazione, così magari per giovedì evito di fare figuracce. Però mi sa che non è in live stasera. Ora lo pingo, vediamo se può venire qua a disturbarci un po'.
Quindi mi sa che ti saluto anche. Buonanotte, grazie. Buonanotte a voi, buonanotte. E grazie di avermi ascoltato. Spero che si sia capito tutto, ragazzi. Non mi avete fatto moltissime domande, quindi credo a questo punto che si sia capito tutto, sia stata abbastanza chiara. È più un DevOps allora. Lui, sì, effettivamente sì, ora si è più spostato su quell'ambito, fino a un paio d'anni fa essenzialmente, quando è che facevamo qualche evento insieme, era più front-end. Sì, ora è più DevOps, ha ragione. E niente, niente ragazzi, comunque se volete fare qualche domanda, chiacchierare un po', io nel frattempo aspetto che qualcuno mi si fa vivo per provare la chiamata nel nuovo sistema. Mi ha spinto a creare un account su Figma per le docs delle loro API, ok, loro API, mission accomplished direi. Ottimo, ottimo. Che poi avevo aggiunto anche un'altra cosa. Essenzialmente ho messo che se qualcuno noto che c'è meno lag da quando si scrive nella chat e quando compare nel widget della live. Ah, noto che c'è meno lag da quando si scrive nella chat e quando compare nel widget della live. Ok, interessante. Questo da ieri o ora? Cioè, proprio da ora a prima o dalla scorsa settimana magari a ora? Perché oggi lo noto. Ok. No, perché la scorsa settimana utilizzavo un altro, cioè utilizzavo sempre OBS, ma base. Ora invece lo sto. Nell'altro lag era tipo un lag di 5-10 secondi. Ah, ok. Allora ci sta che l'ho risolto utilizzando questo OBS qui nuovo. Per me, nuovo. Allora, mi dicono dalla regia che ho 15 minuti di svago e poi faccio questo test di chiamate multiple. Quindi, se volete, possiamo chiacchierare insieme. Allora, poi ho visto sul Discord e comunque qual è qual è la briscola? Sì, che poi tra l'altro vedo tanti YouTuber che fanno giochi. Con gli spettatori. Che tra l'altro qua mi sta splendo. Mannaggia, quando finirà sto robo, vabbè. Lasciamo perdere i miei problemi con le erbe selvatiche. E, vedo che ci sono un sacco di streamer che a volte, cioè, che spesso non fanno contenuti, no? E mi rimane un sacco strano perché, cioè, io ho aperto il canale esclusivamente perché avevo voglia proprio di fare contenuti, no? Di portare comunque un contenuto. Cioè, io la mia vita non è che sia una vita super interessante, non è che faccio. Anzi, cioè, da quando c'è il Covid, essenzialmente io. Ora, magari prima che ero a Pisa, qualche cosa divertente succedeva. Banalmente, vabbè, gente che occupava il palazzo di fronte, cose molto divertenti. Da quando sono tornata a casa, qui calma piatta, a parte quando vado nell'orto mi becco orticarie. Io non so la gente in questo periodo come fa a avere delle vite così interessanti da. Non lo so. Cioè, sono felice che c'è un sacco di gente che c'è un sacco di cose da dire. Io non sono una persona così chiacchierona. Sì, sono stata aggredita da una pianta sul collo, esatto. Sì. Sono andata in una zona intorno a casa, praticamente io ho molto giardino di cui una
parte, una percentuale era incolta da molti anni per diversi problemi che abbiamo avuto in famiglia. E sono andata a fare una ispezione. Poi abbiamo anche un fossato vicino che c'è un ruscello molto bello. Quando lo pulirò sarà fighissimo. E no, il problema è che non lo so qual è stata, so solo che l'erba arrivava qui, altezza proprio, io non sono bassa, sono 1,70, 1,72, 1,75. E l'erba mi arrivava qui, so solo che domenica mattina stavo benissimo, domenica sera mi si è gonfiato il collo e ora sto andando di pomatine da domenica, cioè da 2 giorni. E mi urta un po' perché non posso muovere il collo, mi sono tipo ingessata. Buonasera, buonasera, Cogemelano. Buonasera, benvenuto, benvenuta, insomma. Come va, come va? Quindi sì, ho queste piante bastarde. Ora, la prossima settimana mi metto la tuta. Spero sarà freschino il prossimo fine settimana perché mi metterò la tuta proprio pesante, con maniche lunghe, tutto coperto. Forse mi metterò anche un foulard al collo. E poi vado con il decespugliatore e taglierò tutto, mannaggia. Così avrò tutto pulito e posso andare a vedere il ruscello senza beccarmi altre piante. Era una giungla, sì, ma una porzione era proprio a giungla e l'abbiamo già sistemata, era piena di rovi, cose. E invece qua ancora dobbiamo sistemare, ma non ci sono solo i rovi, ma ci sono proprio tante, tante piante. In più ci sono sempre degli animali di sottobosco, io ho tipo volpi, istrici, oltre ovviamente ai gatti. Fino a 2 inverni fa ogni tanto vedevamo anche i daini, cioè che poi non sto proprio in aperto, cioè sono in campagna ma non ho i monti sconfinati intorno, comunque ho il centro commerciale, ho i negozi qua a 200 metri, però questi animali qua si trovano super a loro agio perché ho un fosso vicino, un fossato, dove dall'altro lato in pratica del fossato ci sono solo campi coltivati, ma 10 km, ma no, sì, magari, no, no, io, cioè, io comunque qui in fondo alla strada ho la statale che sta tipo, non lo so, 100 metri, 200 metri, una cosa del genere, quindi comunque c'è un po' di traffichino, non è vicino, ma fossato con bestie feroci, essenzialmente sì, erano abbastanza feroci, la cosa divertente è che si chiama il fosso dell'inferno, cioè è proprio accatastato come fosso dell'inferno. E spesso ci facciamo infatti tante risate quando è che siamo lì a pulire le piante, cose che ci incazziamo come delle iene, io e mio padre, e niente, è fosso dell'inferno, quindi però sì, ci sono un sacco di animali, tanti tanti istrici, tanti. Ora volpi un po' meno, anni fa io una volta l'ho anche scambiata per, cioè ricordo quando ero piccolina era vicino a una zona dell'orto incolta che era in rotazione, lasciata incolta, e ricordo che era tutto un po' marroncino, era estate, quindi non era più verde l'erba. Vedo sta cosa, pensavo che era il mio gatto, a quel tempo avevo un gattone un bianco sporco, non era di razza ovviamente, era un randagino. E vado lì, pensavo fosse il mio gatto, arrivo, era la volpe e tipo lei è poverina, gli ha fatto un infarto bestiale. Era dire siberiana, no, sì, magari. Ah, ci manca solo quello, che poi tra l'altro ho il bambù, io lì vicino appunto all'acqua e una volta abbiamo detto, cioè ci manca solo che abbiamo un panda, adottiamo un panda, mettiamolo giù nel fosso e così abbiamo tutto lo zoo. Perché poi la cosa simpatica è che con il lockdown che c'è stato appunto l'anno scorso, tanti animali che normalmente dovrebbero, io comunque sto a 40 km dal parco nazionale, sembra uscito dal libro di Tolkien, vero? Il parco nazionale Monti Sibillini ce l'ho qua vicino, cioè da casa mia riesco a vedere tutti i monti, essenzialmente a 30-40 km inizia proprio il parco. E ci sono tantissime specie protette, ma con il lockdown si sono spostate tutte un po' dappertutto, tutti gli animali che erano solo lì. E infatti mi capita spesso di vedere nel mio giardino il picchio verde, che è super raro, come un Pokémon, che è il simbolo delle Marche. Ha un picchio tutto. Ora ve lo faccio vedere.
Non sono riuscita a fargli una foto perché è verde, esattamente lo stesso verde del prato. Quindi quando provo a fargli le foto non si vede nulla. Quindi ogni volta evito di fargli altre foto. Perché è proprio verde prato. Allora, vi faccio vedere il mio picchio. Perché ho tanti picchi diversi. Alcuni sono picchi normali, altri sono un po' più rari. Ha un colore poco accessibile. Esatto. Allora, questo è il picchio verde che ho in giardino. E è buffissimo. Cioè, è verde prato. Cammina all'indietro sui tronchi. Fa molto ridere quando lo vedo. Questa scena, penso, se mai la vedrò, posso anche morire dopo aver visto una roba del genere. E è bellissimo. Cioè, mi sembra sia anche protetto. Non lo dice. Perché poi c'è tutta la parte di storia, perché il picchio verde, questo è proprio è il logo delle Marche, no? Vabbè, molto, molto, molto stilizzato. Ma chi era sulle spalle del picchio? Era un cosetto, tipo come si chiamano le... Tipo una lontra, sta roba, la mustela. Super carino. Beh, questo non c'entra niente. Vabbè, fantastico. Ma che davvero? No, questa roba, questa scena, giuro, non l'ho mai vista. Però lui è il picchio che ho in giardino. E è proprio, è un picchio molto grande. I picchi normalmente sono piccoli. Io infatti ho anche fisso che ha anche bucato molte piante che abbiamo secche qua vicino. Ha fatto proprio dei nidi belli grandi dentro. Abbiamo questi problemi, vabbè. Il picchio quello normale, il picchio rosso. Ho sia questo, che è un picchio però un po' più piccolino, che infatti fa questi buchi negli alberi. E è un po' un casino, effettivamente. Cioè, sono un po' stronzi. Che ti fanno l'esproprio proletario. Ma guarda, di quello che ho capito, perché a volte la domenica provo a cercare di capire dove ha i nidi, dovrebbe averli proprio nel fossato, cioè nelle noci, gli aceri, cose, negli alberi del fossato, non nel mio giardino. Cioè nel mio giardino ci viene a mangiucchiare, quindi in teoria non c'è, anche se vengono, a parte il fatto che io tengo tutto sotto controllo, cioè se vedo cacciatori io subito prendo e chiamo... Guardia forestale, carabinieri, cioè sono la persona più rompiscatole del mondo su queste cose. C'è un picchio che vive sul tetto della vicina e ogni tanto parte con questi picchiettatori folle. Sì, ma perché poi sono un po'... Cioè, sono belli, però scassano un po'. Che poi anche il picchio è sempre anche lì i colori dell'ascoli, che vabbè, io non seguo il calcio, però tutti sti picchi in pratica sono... cioè... adorano l'habitat delle Marche essenzialmente. Però questo verde è un picchio strano e ce l'ho in giardino e mi fa un sacco strano. Ogni volta che lo vedo, io rimango lì affascinata a vedere questo picchio. Anche questo c'ho l'upupa che fa un verso pazzesco. Cioè, sti uccellini non hanno nient'altro da fare che venire a cinguettare qui a casa mia. E questo è molto carino, infatti questa crestona si vede spesso ogni tanto qua scarrozzare, quando è che sono in periodo d'amore fanno un sacco casino. Aspettano tutti a loro uno. Sì, ci manca solo, guarda. No, perché poi, cioè, sono proprio belli e quindi io non li disturbiamo, però loro scassano un po', soprattutto quando è che fanno i nidi super vicini a casa. Il mattino alle 5 un concertino, quindi vabbè, almeno non ho le rondini, quelle a casa mia non ci fanno, non piace. E niente, sono molto carini. E lui, vedete, c'è lo stesso colore dell'erba, non so, io non ho l'erba così verde acceso, ce l'ho un po' più spentina. E si mimetizza bene nella mia erba. Puoi fare bird watching, esatto, sì, esatto. Ma infatti vorrei riprendere il cannocchiale di mio nonno, perché ce n'ho uno un po' vecchio, un po' vecchiotto, anzi, un po'
come si dice, vintage e fare birdwatching, sì. Anzi, l'altro giorno ho visto anche Bardino Watching. Ci sono stati fino a qualche settimana fa gli aironi. Infatti l'avevo già cercato. L'airone bianco, questo qui. Lui. Ce l'avevo anche qui nel giardino, tanto per cambiare. E pazzesco, cioè, ha un'apertura alare gigante, sto coso, spaventoso. Però si è mangiato tutte le lucertole, infatti ora ne abbiamo un sacco di meno. Io qui ho un nido di cicogne che sono così grandi che una volta mi hanno spaventato il cane. Pazzesco. Povero Anazzo. Me l'immagino. Hai un bioparco a chilometro zero. Sì, esatto. Infatti sono super felice di essere tornata a casa perché sono molto felice di avere tutta questa natura qui che mi circonda. Live di birdwatching, non credo di avere attrezzatura adatta, perché sennò sarebbe proprio bello. Sarebbe bello, in effetti. Il massimo che vedo qua sono i piccioni e le pantegane. No, quelle ce l'ho pure io, eh. Anzi, io anche, non so, in giro per l'Italia ognuno li chiama un po' come gli pare. Ho questi serpenti che da noi si chiamano serpe. Che sono infestanti, sono questi serpenti, cioè non sono delle bisce, sono proprio dei serpenti scuri, spesso neri o un verde scuro. E niente, c'entrano, c'entra perché insieme alle pantegane, ogni volta che li vediamo, è panico. Soprattutto mia sorella ha paura di qualsiasi cosa vivente e io no, io un po' meno. Cioè, mi fanno un po' schifo, però nel senso. Tanto poi loro hanno più paura di me. Cioè, hanno più paura loro di me che io di loro. Quindi, tutto sommato, va anche bene. Cioè, sicuramente scappano prima loro di me. Quindi, va bene. Allora, tra poco arriva Andrea, che così facciamo un check di questa call, che almeno sono sicura al 100.000% che dopodomani ho tutto funzionante. Perché ho veramente paura che ho rotto tutto il mio sistema delle call, delle live del giovedì, e quindi poi mi dispiacerebbe far perdere tempo ad Aldo. Buonasera, Mozzo Marinaio! Che bel nick che hai. Orbetino magari è un tipo di serpente piccolo lungo circa 15 centimetri. Allora, essenzialmente è questo. Salve, grazie, buonasera, buonasera. Tutto bene? Sì, assolutamente. Ok, non è sto tipo, ma è questo. Anzi, questo. No, non è vero, non è così scura. Vabbè, mi fanno un po' schifo, quindi evitiamo di guardarli. Comunque è un serpente, è anche abbastanza schifosetto. Se ti chiedessi di sorprendermi, che faresti? Non lo so, sono troppo stanca per queste domande. Scegli una carta. Nel frattempo i ragazzi mi abbeverò. Dicevo a Mozzo Marinaio. Sì, infatti. Ok, dici Mozzo Marinaio, come occupi delle tue giornate? Che cosa fai? Sei euforico? Bene, bene, ci fa piacere. Persone euforiche a quest'ora fanno sempre piacere. Speravo di sorprendere, di stupirti a effetti speciali.
Comunque, ragazzi, su Discord, se avete siti da farmi analizzare per venerdì, scrivetemeli, che io ancora ne ho solo uno. Quindi se non arrivo almeno a 4-5 venerdì non sarò soddisfatta. Ok, finalmente Andrea si è collegato. Allora, intanto prenoto. In che senso? In che senso cosa? Mozzo marinaio. Allora, io il venerdì faccio delle live in cui... Ah, ti spiego. Il venerdì faccio delle live. Io sono una front-end developer. Essenzialmente nella vita faccio siti. Oltre a fare tante altre cose, analizzo il venerdì i siti delle persone, cioè un sito molto un sito che avete fatto che hai fatto te o che magari trovi particolarmente bello, che trovi particolarmente brutto o di difficile navigazione, non lo so, qualsiasi tipo di sito, mi dai un link, cioè mi dai il link del sito e io lo analizzerò dal punto di vista delle performance, quindi sia veloce o meno, e vado a controllare quanto cazzo. No, non mi pagano, lo faccio gratis, cioè, nel senso è parte del mio content. E vado a vedere anche da un punto di vista di accessibilità, dei colori, di tutte queste cosine. È una roba abbastanza divertente. Quindi, se avete siti, scrivetemi. Capitan America della Croteam. Sì. Ho una domanda. Vai, spara. Mozzo. Dai, marinaio, preferisco marinaio. Però non so se Twitch la ammette. Scrivila in modo molto garbato, così Twitch la ammette. Nel frattempo io mi apro la provo ad aprire la call con Andrea nel momento in cui mi dà l'ok, cioè cambio la scena. Nel frattempo comunque leggo tutto, eh. Allora. Arrivo, eh. Ah, vabbè, ok. Allora, questa cosa di quel sito lì, trovi molte live, molti video di Lorenzo Pinna, che ha fatto tutto lo studio dell'usabilità di quel sito. Quindi è un po' overkill che ne vado a parlare anch'io. Anzi, prima o poi... Non lo conosco Lorenzo Pinna, lui è un UX designer, però ha fatto molto contenuto cioè ci ha puntato molto, mi sembra intorno a Natale, se non erro, Natale o gennaio. Lui l'ha recensito, cioè l'ha studiato proprio da un punto di vista di usabilità. Allora, Pinterest, dipende, nel senso si potrebbe andare a vedere appunto insieme. Allora, intanto aspettate che accetto. Accetto Andrea, ma Andrea dove mi sta scrivendo che non leggo? Andrea, dove stai scrivendo? Che ho fatto sul collo? Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Si sono incazzate delle piante quando sono andata fuori in campagna. Mi è venuto tutto uno sfogo. Che dovrebbe passarmi a giorni. Sì, è un po' brutto a vedersi, ma fidate che vedete solo. Cioè, ogni tanto si vede una piccola parte, solo che non posso metterci i capelli perché devo lasciarlo all'aria, perché se lo copro poi mi brucia tantissimo. Già fa male così. Che palle, lo so, lo so. Ah, eccolo qua, eccolo.
sembra una saturazione fatta. No, è proprio una specie di orticaria, uno sfogo di piante stupide che ci sono in campagna, che sterminerò tutte. Allora, proviamo. Buonasera Andrea, mi senti? Sì, io ti sento. Allora, perfetto, adesso. Allora, zombie versus plants, esatto, succederà proprio quello domenica prossima. Allora, intanto. Noi non lo sentiamo? No, no, lo so che non lo sentite, adesso lo aggiungo, un attimo. Allora, qui. Non è qui. Era lì, ma non era lì. Allora, calmi. Eccolo. Un attimino, ragazzi. Abbiate pazienza. Perché io ci sono. Sì. Ma manca. Allora. Ci sono quasi. Ah, no, ok, ecco. Cattura finestra, Skype, non, no? Skype te dove stai? Eccoti. No? Sei te? Forse. Fantastico. Ma mi hai confuso tantissimo. Ti sei messo sto sfondo. Ho detto: ma non è allora? E allora eri te. Pensavo che era una delle mie pagine. Mannaggia. In teoria no. Allora, aspetta perché. Allora, di me riesco a vedere. Ah, no, ho sbagliato. Ok. Questo via era la vecchia. Ok. Ci sono quasi, ci sono quasi, raga. Eccoti. Sei te? O sono io? Interlocutore attivo, dovresti essere te. Ok. Eccolo. Sistemiamo, mettiamo sotto l'immagine, ok. Quindi, bam, qua, no. Transizione. Eccoci. Ah, io. Ok, si lagga, lagghiamo molto. Lagghiamo moltissimo. Però funziona. Vabbè, lo rimetterò. Rimetterò le Rimetterò le OBS OBS Ninja. Ninja. Lagghiamo, vero? Sì, mi vedo Mi ferma. vedo. Ferma. Che cos'è questo? Questo Cosa qui che mi vedo? è Questo ND qui è. di Skype. È una roba che utilizza. Chi fa Chi fa podcasting, podcast. utilizza questo sistema qui. E l'avevo visto a suo L'avevo tempo quando è visto che a mi ero suo tempo quando interessata di fare un podcast. Poi ci ho ripensato ripensato stamattina. E niente, basta che l'abiliti. E in pratica mi dà la in pratica possibilità di mi ha prendere proprio di flusso audio e video prendere di audio e Skype e di inserirlo video in di live. Il problema è Skype che però no, però non è così semplice. compito tuo gestire flusso. Più o meno sì, cioè sì, comunque sì, no, Quindi è sì, certo infatti, che ti infatti il lagga. problema è sempre quello. Il problema è Volevo sempre solo quello. capire Se migliorava un po' o volevo peggiorava. Cioè, ad esempio, rispetto a Discord rispetto a è un po' Discord meglio. OBS Ninja. OBS. Neanche carote?
Ah no, che tu non le senti è normale, basta che noi c'è ripetizione continua nel mio audio. Oh, pardon. Penso di sì. Ok. Avevo cambiato. Avevo tolto il microfono. Pardon. Ok. Sì, ora sì, magari. Sì, se non lo abilitavo no, non si sentiva. E i suoni, vabbè, poi i suoni sicuramente si sentiranno quando che chiudiamo la chiamata, perché li vedo che sono fermi lì, non partono. Però prima funzionavano, quindi vabbè. D'accordo, d'accordo, tutte le prove sono state fatte. D'accordo. Vedi, no, abbiamo fatto neanche tardi, Andrea. Quindi ah, intanto, grazie Andrea e arrivederci. Quindi, tornando a noi, Carote, ecco, infatti si carote, sono sbloccati tutti solo adesso in coda, carote, le regalo a immaginavo. mio nipote, diventano banconote. Carote, carote, solo Solo carote, le carote, regalo a mio esatto. nipote, Era diventano colpa tua, sì. banconote. No, sì, me Carote, l'immaginavo che quel carote, tipo di solo chiamata, carote, cioè, le avevo regalo a letto mio che Skype nipote, comunque diventano andava a banconote. fittare, a far casini con l'audio. Era una prova. Vabbè, rimetterò OBS Ninja per giovedì e non ci sono problemi, tutto sommato, va benissimo. Cioè, se ci sono andata avanti un mese, ci posso andare avanti un altro mese. E niente, niente, allora, quindi. Allora, vi ringrazio. Io direi che stasera posso anche staccare, visto che è quasi mezzanotte. Ci sta. E niente, noi ci sentiamo. Allora, per chi vuole entrare su Discord, basta che fate il punto esclamativo Discord e vi dà il link. Noi ci sentiamo giovedì per l'intervista. Per chi non mi seguisse ancora su Instagram, punto esclamativo Instagram, così mi seguite lì perché io tutti i giorni pubblico sia il post delle live che farò il giorno stesso, barra il giorno successivo, comunque la pianificazione anche della settimana, ma anche tanti post in più. Poi vi chiedo un sacco di cose nelle stories, quindi niente, seguitemi anche su Instagram. E detto ciò, stasera, visto che ieri sera me ne sono dimenticata tantissimo, mannaggia a me, vi faccio un ride ai miei amici di Cala One.
Quindi niente, buona serata a tutti, entrate in chat e mi raccomando, entrate, dite, cioè scrivete hashtag scialla. Grazie. E niente, quindi grazie a tutti e a tutte, vi auguro una buona serata. E quindi 10, 9, 7. Ci siamo? Ci siamo? Buonanotte!